Vediamo. Ok, entriamo con Annetta che ride matta. Perché io non li sentivo più. Loro mi sentono, sì, perché si muove. Sentono anche voi. Non c'è più la musichetta, la mettiamo. Mettiamo una musichetta relax. Annetta ha smesso di ridere, su più bella. Dove sono gli occhiali, Annetta? Adesso mi sono accorto. Ma li tolti adesso in un momento di scompenso, giusto? Ma lasciala stare, ma non, scusa, non farle tutte queste domande. È perché sto cazzeggiando, perché non trovo la canzone quella domanda. È una ragazza problematica. Dai, quanto ci sta mettendo a mettere i cosi della quanto barba? Serve? Quanto serve? Per essere bello? Calcola che in tutto questo mica l'avevo visto e nel frattempo c'era Aynot e stava tipo... Comunque. Per essere bello bisogna metterci un po' di tempo, insomma. Ci sta. Oh, ma sono bellissimi, tra l'altro, fai vedere. Buona serata a tutti. A questo punto ho messo una musica distensiva perché siamo tutti un po' agitati. Tra l'altro sto notando che tutto bene. Perché faccio ste cagate, rido da solo? Perché? Ma non ho visto cosa hai fatto e ridi. Okay. Io mi sono distato vi ho mutato un secondo, ho perso completamente il controllo. Ah, perché c'era un controllo prima, certo, bene? Certo. No, certo, okay. Sam, tu non so se ci sentivi, ma io ho rotto Annetta perché ho detto che in realtà erano 2 anni che avevo una parrucca. In realtà io non è che io ho sempre avuto i capelli corti, erano finti. No, ma mi ha fatto ridere proprio. Ah, ma quindi non li hai rimessi? I capelli. I capelli, no? Ovviamente io parlavo degli anelli di... Beh, dietro le quinte succedono tante cose. Il tempismo è essenziale. Ma poi no? Sempre quando Sam ci sta per mettere l'hype, perché comunque frenano secondi, succedono disastri. Allora, lei questo non lo può dire. Abbiamo fatto non so quante sessioni che... Ah, che è finito il countdown. Ah sì, no, comunque, un asteroide. Sì, l'alieni. Adesso sono brava a fare cliffhanger. Ok, chiamiamoli cliffhanger. Va bene. Allora, fatemi controllare tutte le mie scene. Ah, io ho una domanda per voi. E non per voi, chat. Ma per voi, giocatori. Per voi noi. La volta scorsa siete stati graziati dal destino. Ma questa volta chi fa l'hiccappone? Speravo te lo fossi scordato, maledizione. Non si può scordare il hiccappone, maledizione. Magari si distrae e pensa di rifarlo lui. Quanto no, è no, buono no. Questo master. No, sono troppo concentrato. In realtà devo controllare che mi abbia importato le mappe, quindi... Allora, io direi che il hiccappone lo fa chi è più probabile che rischia di morire. Così ha l'avvantaggio, no? Quindi Cassandra... No, scusami, quindi rune. Io ho 24 di BF, scusami. Hai ragione. No, beh, se andiamo di punti... No, dai, non fatelo fare a me stasera, vi prego. Vi prego, no. No. Vabbè, se me lo dici così, però... L'ha di nuovo fatto che si... No! Maledetto! Aspettate, però potrebbe essere un vantaggio tattico. Dobbiamo incontrare il drago e chi fa il riassunto ha un bonus. Esatto. Potrebbe essere intelligente, cioè studiamocelo con chi sta messo peggio. Facciamo i power player, stiamo qui per questo. Ah no? In chat mi ha fatto ridere qualcuno, quindi Sildar. Sildar, esatto. Esatto. Fa lui il riassunto. Sildar verrà usato come spuntino per il drago, ovviamente. Cioè, tipo, noi glielo offriamo in sacrificio. Devo sacrificare mio marito, cioè, vedova prima ancora di sposarmelo. Non mi pare che abbiamo divorziato, eh. Cosa? Ancora? Attenzione. Non sto capendo perché non mi sta importando la mia schermata Daddy. Perché è così piccolo? Oh, propongo una cosa strana. Ognuno di noi fa un pezzo a staffetta del riassunto e il master è buono, dà un punto a tutti. Un bonus a tutti. Sembra un po' sbagliato. Sembra un po' tanto sbagliato. Oh, io ho le idee furbe e voi non mi assecondate, eh. Io ci ho provato a salvarvi, eh. Ecco, guarda, l'ha detto pure gioco male ma gioco. Vedi, fate una frase ciascuno. Ci viene incontro il D4. Il dado che è ovviamente all'interno di ogni set... Solo per stabilire chi dei 4 player può fare. Se siete più di 4 non serve niente di 4. No, dai, non si usa no. Più. 4. Da adesso voglio capire in che ordine conti. Chi è il 4? Effettivamente non l'hai detto. E quelli che sono a schermo, come che criterio dobbiamo usare? Chi è il 4? Quindi, è Reyrak, scusami, se vai in ordine antiorario è Reyrak. No, perché guardiamo... antiorario? Si fa sempre nei giochi da tavolo, è sempre in ordine antiorario. Se lo dividi per pi greco, allora è tipo la chat che deve fare. Esatto, non ho capito. Vabbè.
Ma io non ho capito, era stata decisa che assalva. Vabbè, facciamo. Dai, 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 Rune, lo faccio io. Dai, stai male. Dai, dai, la salva, la salva. Senti, potremmo quasi perdonarla per la storia dei bugbear. Ti voglio bene, Laura. Però non ti perdono lo stesso per la cosa di Bugbear. Ma quanto ancora mi dovrò immolare? Scusa, io già mi vedo la scena davanti al drago. Prendi me! No, io mi metto nella testa di Laura e di Annetta. E, cioè, in una delle due c'è una visione normale della vita. Nell'altra c'è il... Cazzo, ma ce l'ha ancora con me dopo quella volta che l'ho voluta dare in sacrificio ai Bugbear? Cioè, ho fatto un line up. Cioè, questo peso. Vadi, non volevo disturbare. Le metto subito la musica da recap. Prego, prego. Il mio diadema è tutto. Cioè, ma quanto devo essere buono? Il diadema è via. Vero. Da dove parto? Vediamo. Abbiamo deciso. Ah, no, aspetta. Riassunto da parte di Cassandra. Ma è la nuova Cassandra. Cassandra 2.0. Quindi è più seria, è più arrabbiata. È più goblin. È più. Non doveva far così a idee comunque. Abbiamo deciso, non ho capito bene ancora per qualche motivo, di seguire la strada indicataci da Rune. Ma tanto io le devo un favore, quindi ben ci sta, insomma. Abbiamo deciso di andare a Thundertree, un posto dimenticato da praticamente mezzo Pantheon del nostro mondo, in cui ci sono non morti, creature pelose ma pucciose che ci vogliono nel dubbio mangiare, ma solo per fare una prova, come se non ne avessimo già fatte abbastanza, dove ci sono dei druidi pazzi che avvelenano il mio futuro marito e non Werther, con il solo scopo di lasciarci in pasto a un drago. Ah! E ovviamente c'è anche un gruppo di mercenari morti che indossa delle maschere e nessuno mi dà retta dicendo che sono estremamente pericolosi. Quindi, dopo aver fatto questo viaggio estremamente ameno, allietati esclusivamente dalla compagnia di quel caro giovane di Sildar, arriviamo in questo posto, ma non ho ancora capito bene perché. Però ci sta la casa di famiglia di Rune, quindi... Perché no? Ah, e nel dubbio la tizia che abbiamo salvato ci dà anche un pezzo del tesoro, quindi... A me sta bene. Okay. Preciso, puntuale, ma non mi pare di aver scordato qualcosa, no? Non c'è stata nessuna menzione del drago, come se volessimo dimenticarcelo, però... No, ho detto che ci dà il druido pazzo, ci dà in pasto al drago. Sì. Ora lo andiamo a menare. Ah, ho dimenticato che ci sono anche gli alberi assassini che ci osservano. Ma sì, ma quelli non sono niente di che. Quelli, esatto, secondo me là. Il male minore. Allora, noi siamo gruppo. Senti, quindi abbiamo già deciso che avendo fatto io il riassunto il drago non mi picchia. Era questo il bonus di oggi per il riassunto, giusto? Non lo so, vediamo. Non allora, ricordo quali erano i bonus, l'ispirazione, che cos'è? Sì, è un'ispirazione. Ispirazione è un dado bonus ai punti ferita, ma siete nuovi perché avete dormito. Allora, io chiedo alla chat se i volumi vanno bene, come sempre, musiche, voci, suoni, prima di cominciare, perché quella di oggi sarà una bella sessione tirata e intensa, probabilmente. Dopodiché, mentre aspetto un po' di feedback in chat, chiedo, in realtà... A voi giocatori, abbasserei leggermente la musica, perfetta. Chiedo a voi giocatori, anzi mettiamo già la canzoncina di Thundertree, così ogni tanto ci guardiamo in giro per cercare di capire se i corvi sono per strada o sono nella soundtrack. Lo dico perché è successo anche a me, quindi. Chiedo a voi giocatori, e quindi a voi personaggi, non dove siamo lo sappiamo, siamo a Thundertree. Ma io chiedo quando, nel senso... 4. No, qual è quanto? Okay. Oh. Allora, nel senso, ci siamo lasciati la volta scorsa con voi, vi siete ritrovati con Sildar, vi siete dati appuntamento con le ombre, questi tizi vestiti di nero strambi, e adesso dove siamo? Avete in mente qualcosa per prepararvi prima di andare alla Torre del Drago? Siamo alla Torre del Drago, stiamo entrando nella Torre del Drago. Cosa fate? Cosa proponete di fare? Sildar è ufficialmente con voi, sembra essersi abbastanza ripigliato. Avevate appuntamento, cos'era? Mezzogiorno. Mezzogiorno la Torre del Drago. Mm.
Mezzogiorno che è un orario X, non sapendo a che ora eravamo, potrebbe essere dopo un'oretta, quindi avete tempo di prepararvi se volete, se no, siamo lì. Avevamo un piano per i tizi, giusto? Avevamo detto di farci aiutare a picchiare avevate il drago e poi piani. Dopo ammazzarli. Ognuno aveva il suo. Sì, infatti è quella la cosa, qual è alla fine quello che abbiamo scelto? Io ho cambiato piano, io torno a Phandalin. Poi vedete voi, ci vediamo lì. Quando allora, abbiamo fatto? Allora. E, beh, l'idea principale era quella di, cioè, almeno adesso non mi ricordo cosa si era scelto alla fine, ma all'inizio era ci alleiamo con questi, meniamo il drago e poi ammazziamo anche quelli. Sì. Ok. Sì. Sì. Poi vediamo perché... in che ordine. Poi avevamo... sì, vediamo, insomma. Esatto, avevamo valutato no, perché prima andiamo a parlare col drago, poi gli facciamo mettere l'uno con... ma non ha senso, quindi. Anche perché Cassandra mi ha detto ci parlo io, quindi non aveva veramente senso. E allora io direi che siamo alla torre del drago con questi infami. Però noi Silda siamo andati a riprenderlo vicino alla casa del druido, giusto? Sì, vi siete trovati a metà strada praticamente. Ok, io lascio delle robe alla casa del druido. Ok. Perché sennò sono lascio il mio secondo stocco, lascio Erika e lascio la tagliola, perché non credo che quel drago in una tagliola per orsi si faccia qualcosa, quindi è un po' è scomoda, la lascio lì e... per alleggerirmi un pochino. Ok. Interessante, perché questo mi permette di dirvi che il druido non c'è in casa. E vabbè. Arrivate, bussate, nessuno apre, spingi la porta, la casa è vuota esattamente come l'avete trovata, ma all'interno il druido non c'è. Puoi lasciare lì le tue cose tranquillamente. Dopodiché ci dirigiamo alla torre. Beh, per quanto mi riguarda sì. Se ci tocca, andiamo. Andiamo. Arrivati alla torre. Potreste essere, non avendo fatto null'altro, leggermente in anticipo rispetto all'orario stabilito di una mezz'oretta all'incirca. Delle ombre non c'è traccia, non si vede nessuno in giro. Voi siete stati avvisati dal druido, quindi non mi aspetto che vi infiliate nelle case o comunque facciate delle cose particolarmente avventate. Seguite il sentiero interno di Tandatri, arrivate alla torre, che è lì che svetta, quindi si vede. Ma sotto, alla base, non c'è nessuno. È pure vero che siete in anticipo. Cosa fate? Aspettiamo. Oh! Dai, non vorrete veramente dare retta a quella gente? Siamo a un passo, possiamo affacciarci, vedere se il drago è... in casa e uscire. No, il drago è in casa, l'abbiamo visto rientrare. Io do uno sguardo a Rune della serie a seconda, mi lo so anch'io che il drago è in casa. Adesso noi entriamo, cioè, buongiorno, salve, siamo della della bottega, abbiamo un pacco da consegnare, scusate, non è per voi, e usciamo. Perché? Ci stiamo fidando dei mercenari che palesemente sono delle ombre, probabilmente cadaveri senza anima, qua. Per uccidere un drago, perché un druido ha detto di avere un problema. Non mi sto fidando di loro. Infatti aspettiamo che arriva loro, così vanno loro in avanscoperta, mi sembra ovvio. Io mi giro e cerco di guardarmi attorno per vedere se noto qualcosa di fuori posto. Fammi un tiro di percezione. Calcolando che io non ho idea di come sia fatto un drago, che quando l'ha mai visto Cassandra, quindi boh. Fammi un tiro di percezione. Tipo una lucertola un po' più grande. Beh, oddio, abbiamo chiuso la sessione scorsa col drago che vi passava sopra la esatto. testa. Esatto. No, intendo dire che per Cassandra la tana di un drago, cosa vuoi che ci sia di fuori posto? Boh, qualunque cosa. Un divanone. Esatto. Un lettone. Per stare comodo. Un 11 di percezione. Con 11 di percezione non ti posso dire grandi cose. Non noti nulla volta. Di particolare. Il... il villaggio, la cittadella Thundertree è lì, silenziosa. La torre è abbastanza distaccata dagli altri edifici, come potete vedere dalla mappa, che nel caso non l'abbiate riconosciuta è l'edificio in alto, quello col quadrato e il cerchio attaccato al cerchio, ovviamente la torre. La torre è su due o tre piani, non mi ricordo, oltre è crollato, quindi un piano ha il soffitto aperto e un grosso buco nella parete. Infatti avete visto il drago planarci dentro e adagiarci all'interno e sparire. E al di là di questo non noti nulla, se non che la proverbiale è tutto troppo tranquillo.
è tutto troppo fermo. Una cosa te la posso dire, già che ti guardi in giro, oltre, ipotizzando che oltre che guardarti intorno, guardi anche magari, butti un occhio all'interno dell'edificio dove dovete entrare, senza entrarci, ma semplicemente svolgi la testa, guardi all'interno dalla porta, dalle finestre, noti immediatamente diverse zampe molto grandi, molto lunghe, oltre il metro e passa, in verticale, che salgono in prossimità di una delle finestre. Anche questo. Vi faccio immobili. Vi faccio notare. Ci sono per caso segni di combattimenti precedenti? Anche molto precedenti, cioè come se qualcuno fosse già venuto a combattere il drago? Ok, domanda interessante. Puoi farmi una prova di sopravvivenza a questo punto. Mi getto a terra e rotolo nelle impronte. Ho fatto 3. All'esterno nulla. All'esterno non c'è nulla di particolare. Magari questo drago non dava fastidio a nessuno, non vi pare? Sarebbe venuto qualcun altro a combattere. Ma io non vedo alcun tipo di segni di contingenti armati, soldati, bruciature di gente morta. Non vi sembra strano? Voi vedete qualcosa che io non vedo? Sinceramente non tutti i draghi sputano fuoco. Cioè, alcuni possono fare molto più male. Cioè, ho trovato uno una volta che era molto maleducato. Ma... io metto il broncio da una parte della serie perché Berter ha già incontrato dei draghi, non è giusto. E mi metto in un angolo con fare impaziente. Io credo che hai nozione. No, sei questo. No. In chat, Austin, alcuni sputano sentenze. Ok, sono. No. Okay. In tutto questo, approfitto della pausa. Io ho davanti la chat, quindi ogni tanto interleggo, soprattutto sono questi intermedi in cui posso distrarmi. Ovviamente non posso ringraziare sub, donation, ride, qualsiasi cosa, perché stiamo giocando, quindi li leggo, se non li leggo adesso li recupero dopo, quindi nulla va sprecato, ma non posso interrompere il flusso. In ogni caso, grazie a tutti in anticipo. Di nuovo voi. Passa il tempo, 10 minuti dall'appuntamento, nulla si muove. Ancora niente? Ancora niente. Non arrivano? Ci hanno fregato. Avevo ragione. Scusate, andiamo alla casa di Rune. Sappiamo che sono là. Beh, avrebbe senso. Entrare da soli qua nella casa di questo drago, cioè per quanto io possa essere avventata, insomma, cioè, ci vuole qualcun altro. Possiamo provare ad andare a vedere che diavolo stanno facendo nella mia vecchia casa? Direi di sì. Ah, io faccio quello che fate voi, tanto un'opinione diversa. Ma Cassandra, e poi entriamo e cosa facciamo? Proviamo a parlamentare col drago? Cioè, io sono la prima che ti dice proviamo a scacciarlo. Ma se poi gli girano i 5 minuti e ci fa distrugge un villaggio. Invece entrargli dentro casa con un contingente armato che lo vuole uccidere è giustamente il modo migliore per metterlo di buon umore, no? Cioè, io ma non anche sarei forse di buon umore. Cosa ci vuoi fare poi? È un drago. Accumula ricchezze e fa male alle persone. Che altro vuole farci? E non credo che lui abbia così tanta voglia di lasciare tutto l'oro che ha accumulato. Ma abbiamo chiesto al druido se ha ucciso o fatto male a qualcuno. Per ora sta qui nella sua torre con il suo oro. E l'oro lui lo va a recuperare uccidendo altre persone. Non così ha detto questo il druido. Ha detto ma i draghi funzionano così. Ma a proposito, il druido dov'è finito? Ah, non c'era quando sono entrato in casa. Ho lasciato l'avrà lì mangiato la... il drago. Ho lasciato lì la tagliola, però per sicurezza l'ho lasciata aperta. Si sa mai. Vedi che qualcuno rientra in casa. Oh, magari mi vogliono rubare l'altra mia spada, io per sicurezza. Sembra giusto. Andiamo da questi mercenari, che più perdiamo tempo e peggio è. Speriamo che torni. Per sapere esattamente dov'è il ragno nero. Sì, deve tornare. Giusto punto. La casa, ex casa di Eune, o è a casa delle ombre, è letteralmente
quasi da te, a mettere l'edificio a fianco alla torre, nel senso che è quello nell'angolo tutto a destra, quindi vi basta. Ti hai detto e siete dall'altra parte, sbucate in piazza e avete davanti l'edificio chiuso. Porte, finestre chiuse. Nessuna risposta. Ma la porta non si apre? No. Prendiamo a calci. Sì, ha senso. Io la prendo a calci. Ma io volevo fare una roba un po' più tranquilla. Io avevo aperto la giacca e l'ho tirato fuori. Gli mesi da scasso per la serie. Ma senza farci sentire. Allora, una pedata che si infrange sulla porta. Verde, ma tranquillamente, se tu vuoi cominciare a cercare di scassinare la porta, benissimo. Ma tanto io gli tiro un calcio, quindi... Chi vuole fare la prova per primo? Prima scassinare o prima... tiro per colpire sulla porta. Devi tu, Werther. Eh no, io vedo lei che parte con la pedata, piglio quello che c'ho in mano, lo rimetto via, mi metto lì con le braccia conserve. Ok. E allora tiro giù la porta. Sì, adesso la porta tira giù te, vai. Proviamo. Ti devo fare un tiro su? Tiro per colpire. Per colpire. Senza la competenza dell'arma. Vabbè, no, sì, competenza normalissima. Ora tiro parte il menisco. E si vedi, e vedi che delle rune... Ti tiro un D20. Un D20 più la tua forza, sì. Cioè, adesso vedrete che la porta si illumina di rune magiche ed esplode. E io rido. Sicuro. La porta parte come se fosse un missile subatomico. Molto bene. Si disintegra dall'altro lato. Se dietro c'era qualcuno, non esiste più. Ci siamo giocati il 20. Poi ho 20. Ho 20 sul trago. Ma va bene. Bene, va bene. La porta si sfonda, letteralmente. I cardini cedono, l'interno è buio perché tutte le persiane sono tirate, ma nulla si muove, si alza un po' di polvere perché comunque è una casa abbandonata da parecchio tempo, ma nessuno accorre, nulla... È permesso? Non chiedetemi di non fare rumore perché vi mando a cagare. Comincia a esserci un silenzio un po' surreale, su tutta Thundertree. C'è qualcosa che non va. Io guardo a terra. Non mi ricordo il terreno come fosse, immagino terra battuta, eccetera. Ci sono per caso impronte? Loro erano in parecchi, se sono usciti da qui dovrebbero aver lasciato delle tracce a terra. Sì, puoi farmi una prova di sopravvivenza. E dai, 17. Dai. Ok. Ci sono delle impronte, ci sono un sacco di impronte. Sono le nostre. No, con un 17 sì, ci sono le vostre, perché comunque appunto è sabbia e terriccio, quindi sì, lasciate delle impronte, ma riesci abbastanza a distinguere bene le tue, le vostre, da quelle che invece escono dall'abitazione. C'è stato un po' di viavai da questa casa, da più stivali, tutti uguali, tutti lasciano la stessa impronta, qualcuno un po' più grosso, qualcuno un po' più piccolo, ma l'impronta è sempre la stessa. Ma si capisce in che direzione vanno? Vanno in svariate direzioni, quelle più fresche vanno sia verso l'interno, quindi prendono la stradina che passa dentro e probabilmente è quella che avete fatto voi, che conduce anche alla casa del druido, sia totalmente a destra rispetto all'abitazione, verso effettivamente quella che è la torre. La cosa non ti sorprende perché comunque questi tizi vi hanno detto che sono qui per studiare il drago, quindi ci sta che si siano avvicinati. Nonostante i rischi. In più, Rayrak aveva avvistato uno di loro negli alberi in prossimità della torre. Quindi ti torna. Anche a livello di numeri di impronte, cioè di quanta gente è uscita, mi torna? Numeri non lo sai assolutamente dire perché sono troppe impronte. Cioè sono impronte di giorni. Ok. Negli ultimissimi giorni non mi sembra che abbiamo mai detto che abbia piovuto, quindi ho per scontato che non ha piovuto. No, infatti. Quindi sono le impronte di almeno 2 giorni di via vai. Sì, io stavo per dire, io lancio individuazione del magico. No. Posso lanciarlo io in caso. No, vabbè, si vede che sti giorni ho sistemato le schede del... Vabbè, niente. Stavo per lanciare individuazione del magico. Vabbè, posto. Sarebbe bello. Se solo ci fosse un mago. Sei tu che mi hai detto che non aveva senso farmi diventare mistificatore arcano. Quindi è scattata l'ora X. Nulla cambia. Cosa c'è dentro la casa? Vi sembra che ci abbia vissuto della gente o...
Sì, uso sì, luce sul mio scudo e dentro. Okay. Sì, io te lo stavo per dire. Via. Rayrak, vieni dentro. Potevamo aprire le imposte. Allora, diciamo che luce così. Una volta entrati, tutte le porte all'interno, che in realtà sono un paio oltre alla porta d'ingresso, sono... si aprono tranquillamente, non hanno il chiavistello, le porte interne. È tutto buio, tutte le finestre sono state chiuse, non spalancate, semplicemente accostate. E vi appare chiaro che la casa è abitata, sporca, nel senso di polverosa, ma riabitata da poco. Ci sono due o tre giacigli, letti improvvisati, stanno tutti, due nella stanza sopra, oltre al corridoio, e uno invece nella stanza sotto. La stanza sotto ha quelle due cosine in più, quindi ha magari un comodino raffazzonato, ha un piccolo baule che in questo momento è stato spalancato ed è completamente vuoto. Vi potreste fare l'idea, anche perché forse l'avete visto o intravisto uscire proprio da quella stanza, che quella sotto, dove c'è un solo letto, sia la stanza del capo, e sopra invece a turno ci dormano gli altri. Non indicativamente... c'è un'altra porta che porta verso l'esterno a parte quella da cui siamo entrati? Si entra e okay, si esce da lì. Indicativamente vivranno qua dentro 5, 6, 7 persone al massimo. Sono pavimento 3, in terra battuta, pietra o legno? All'interno la casa è di pietra. Ok. Quindi sì, okay, ci sono un po' di impronte dentro, la polvere anche dentro, ma molto ormai smangiate dal via vai di svariate persone. Niente, è inutile stare qua dentro. Non troveremo nulla e non troveremo risposte, non troveremo nessuno. Può essere che siano andati da soli? Ma eravamo là noi fino adesso, se non li abbiamo visti arrivare? O sono tutti invisibili? No! Quanto è... cioè, la torre quanto è alta? Nel senso, potrebbero essersi nascosti in qualche sala prima di salire su, no? La torre sono almeno due piani, il terzo è parzialmente crollato, voi non siete mai entrati. Mm-hmm. Cioè, banalmente potrebbero anche essere nel primo ambiente quadrato di ingresso prima del tuaglione. Rune, perché entrare da soli, fare tutta quella storia per chiederci aiuto e poi andare da soli a morire? È la stessa cosa che vi avevo proposto io, per noi non era valida, figuriamoci per loro. No, non lo so, hai ragione, c'è qualcosa che non quadra, ma non riesco ad incastrare i pezzi. È tutto così insensato. Io in tutto questo mi sposto nella camera del capo, sì, e mi prendo mi prendo un 20 per dire, sì, per controllare se ci sono, che ne so, sai, tipo anfrattini nascosti, cose che lui potrebbe aver nascosto, roba sotto il letto, dietro la cassa, non so, sai, un pezzo di pavimento che viene via, cose così. Fammi una prova. Allora, ti dico, prendendoti un 20, vabbè, ci va qualche minuto, quindi dipende se gli altri ti fanno fare, ma comunque non ho niente di particolare da dirti, quindi va bene, ti prendi il tuo minutino tranquillo, ti guardi in giro, nascondigli cose particolari, non ne trovi. Una cosa la noti, però mi serve una prova di investigare, per capirci meglio. Allora, io però... se no, te la descrivo in maniera vaga. Se metto la scheda sull'altro schermo la leggo. Allora, no. Intrattenere hai detto, è giusto? Che sono no. Investigare o indagare, non mi ricordo mai in italiano. Indagare. Ah, pensavo fosse 17, peccato. 18. 18, ancora meglio. Ok. Inizialmente sembrava che le pareti fossero di una strana roccia... simili mattoni, ma non con il filo, le fughe dei mattoni, insomma. Una specie di mosaico strano, di pietre, non è che sia particolarmente esperto. Ma dopo che l'hai passata tutta, praticamente palmo a palmo, nell'ultimo minuto, cercando magari qualche botola, qualche cosa, a un certo punto riesci a mettere a fuoco quel dettaglio in mezzo alla miriade che ti permette di capire il quadro completo. E quello che ti sembrava una decorazione nella roccia prende la forma di... un muso di drago stilizzato, e a quel punto, capito quello, vedi che su tutte le pareti sono incisi, in grandezze diverse, per questo è così scostante, questa specie di simbolo, che ricorda il muso in verticale di un drago.
Capisci essere un drago perché ha le due. Ok. Signori, credo di aver trovato qualcosa di interessante. Reyrak, vieni giù a farmi luce per piacere. Scendo. Con lo scudo. Cos'è che hai trovato? Guarda, guarda sui muri, cioè qui, ed essere pazzi a fare una roba del genere su tutti i muri. Questi qua sono proprio in fiscia con sto drago, guarda. Quando te lo fa notare lo vedi anche tu, chiaramente. Non è sul soffitto, non è sul pavimento, okay. Ma su tutte le pareti sì. Su tutte le pareti. Tu tra l'altro sei nano, quindi hai i tuoi vantaggi nella roccia così. Non è ovviamente una cosa voluta, né che si può costruire volutamente. È inciso, scavato. Qualcuno ha inciso. Ok. Rune, ma cioè, queste robe qua c'erano quando abitavi te o le hanno fatte loro? Perché... se... Io non ho mai... Non mi è mai stato detto di una cosa di questo tipo. Ma no, sicuramente sono delle cose posteriori che a quanto pare riguardano questo drago. Reyrak, tu che te ne intendi? Quanto sono vecchie queste incisioni? Sembra che siano state fatte nel tempo o... Provo con il dito a scavare nell'incisione per vedere se c'è ancora un po' di sabbia. Sì, me ne via un po'. Ok, ti direi che sono recenti. Qua si sgretola. Socio Rune, quando riprendi questa casa devi fare dei gran lavori di manutenzione. Sì, Werther. Ma esistono tipo... chiedo più che altro a Reyrak, no? Esistono tipo dei culti legati a dei draghi, cose di questo tipo? Allora, cioè, ci sono draghi che vengono considerati come divinità, e ci sono effettivamente dei culti che li vanno a osannare. Quindi, se queste persone fossero effettivamente qualcuno che invece, cioè, magari degli adepti di questo culto che cercavano di capire le nostre intenzioni per vedere se volevamo effettivamente andare a uccidere il drago, potrebbe essere una cosa di questo tipo? Ha. Cioè, io sono lì tipo che mentre lo dico intanto ragiono e faccio cazzarola, oh cavolo. Quando Rune fa questo ragionamento ad alta voce, quegli strani vestiti, quel mantello inspiegabilmente tagliato a metà, completamente staccate le due parti, quella maschera così oblunga verso i lati, vuoi vedere che questi sono in cosplay di drago. Il mantello tagliato va a simulare le due ali, le e ali. Quello è il muso del drago. Un po' di puntini si uniscono. Sì. Sì. Perché noi uccidiamo il drago, sì! Beh, adesso, comunque... Adesso è il momento in cui dico, ve l'avevo detto. Ma ve l'avevo detto cosa? È comunque una buona idea uccidere quel drago. Perché tu avevi assolutamente capito che loro erano i loro erano il fan adesso, del drago. Adesso eh? Ha senso uccidere anche loro. Perché... Infatti, cosa? Quindi io te l'avevo detto. Anche perché comunque questi qua gli va bene la zona qui. Perché se gente del genere si presenta a Waterdeep, io a Waterdeep un paio di dragoni di veri li conosco. Sai come si incazzano se vedono questi qua che fanno finta di essere dei mezzi draghi? Mentre lui parla io tipo mi giro e mi metto a studiare i disegni. C'è qualche cosa di particolare? Tipo, non lo so, toh, guarda, colpisci qui. Cose del genere. No, nulla di che. Werther ha passato tutta la stanza, non ha segnalato niente. Okay. Allora, potrebbe essere che se ne sono andati. Potrebbe essere che abbiano cercato un contatto con il drago dopo la nostra chiacchierata. Magari stanno lì a dargli manforte. È molto probabile. Non so. Partiamo dal presupposto che sinceramente un drago che sia... Allora, può essere anche giovane come drago probabilmente, non credo, credo che sia un pochino più anzianotto, però non credo che abbia bisogno di quattro pirla vestiti da drago finto per riuscire a difendersi da solo. Calcolando già la quantità di oro che deve aver racimolato a sentire il druido, che è un rincoglionito, però
Però il protettore di queste terre, visto che ce l'ha detto. Eh sì, lui è il protettore. Sì, protettore delle terre. Che se ne va nel momento in cui noi dobbiamo affrontare il suo peggior nemico degli ultimi quanti anni? Non penso l'abbia detto, però abbastanza. No. Io così, preso da un moto di Sildar, che ci abbiamo anche Sildar. Sì, Sildar lì mi segue, un po' svico schifo. Ascolta, Sylvan, non è che conosci questo simbolo qua, magari te e i tuoi cavalieri, tutti stronzi, avete avuto a che fare con questo simbolo da qualche parte? È molto rudimentale, ma sono abbastanza dell'idea che richiami un qualsiasi culto di draghi. Di solito questo genere di culti non sono positivi. Esistono culti che venerano anche draghi positivi, ma parliamo della divinità di Bahamut e non ha questo genere di simboli. Ha tutta una simbologia un pochino più positiva. Non dico che stiamo parlando di Tiamat, perché fortunatamente c'è una testa sola, o anche contandole tutte sono troppe. Se in quella torre ci fosse Tiamat o un collegamento qualsiasi alla regina, saremmo di già morti. Avremmo problemi ben più grossi e non è certa la nostra portata. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non credo che in quella torre ci sia qualcosa di buono per noi. E fin qui. E niente, allora signori, non è che abbiamo molta scelta, dobbiamo decidere se mandare a cagare il druido e continuare a cercare per i fatti nostri il ragno nero, o entrare e vedere di fare un po' di bistecche di drago. Non è che abbiamo molta scelta, ragazzi. Se no, torniamo a Phandalin, mi dispiace per i cugini, i parenti e tutto, e vi offro da bere e la chiudiamo lì. Non possiamo lasciare un pericolo di questo tipo libero, senza far niente. Sono d'accordo. Bisogna liberare questa maledetta città, bisogna riportare la gente che abitava qui e dove abitava, che non è che possono andare in giro, che poi si trova. Dai, poverini. Però non saprei come possiamo fare. I draghi hanno dei punti deboli, sono legati in qualche modo alla loro tana, al loro tesoro, cioè se gli leviamo qualcosa lo indeboliamo? Di base io credo che un drago, se tu lo attacchi da sotto, dovrebbe essere più vulnerabile. Cioè, tipo, se gli facessimo crollare addosso la torre? Non gli facciamo un cazzo. No, ma lo teniamo fermo il tempo da, non lo so, farti infiltrare tra le rocce e spanciarlo da sotto? Ascolta, guarda che non è una carpa, cioè non è che io da sotto posso andare a aprirlo e tirargli fuori le lisce, poi, non è così poi semplice. Poi Cassandra, il discorso credo che, cioè l'hai visto, non è proprio un drago piccolissimo. Ma soprattutto hai visto l'arma di Werther? È uno spillo. In realtà il cosa. Mio piano si fermava a facciamo saltare in aria la torre, però il resto era venuto in maniera naturale. Non vorrei che si arrabbiasse ancora di più perché dopo ci casca dentro anche tutto il suo tesoro. Secondo è veramente me se gli facciamo cadere addosso la torre si incazza, ma tanto, ma sentite, proprio una torre non credo io di essere in grado di farla cadere. Voi per quanto siete abili con le spade e con le armi, non vi ho mai visto usare magie, quindi posso immaginare che anche voi non siete in grado di farlo. Affrontiamo le cose che possiamo affrontare. Io direi proviamo ad entrare, vediamo com'è la situazione, cerchiamo di stare attenti, stare vigili. E se qualcuno deve parlare, fate parlare me. Io farei parlare Reyrak, Werther. Allora, tra i nani e i draghi non è che scorre proprio buon sangue, meglio che non mi fate parlare. Che io sappia. Beh, il drago è una creatura nobile, teoricamente. Scherzavo, tranquilli, facciamo parlare chi piace a voi. Ti do 10 monete se lo fai. Io mi guardo. Beh, se insisti. Beh, Cassandra, se ci prometti che userai un minimo di testa, cosa volete che io dica? Io lo metterò in salsa nobile. Non venderci. Ecco. Di nuovo. Grazie, Reyrak. Niente patti.
E niente, gli devo chiedere gentilmente di andarsene, ma prima gli chiedo quali sono le sue intenzioni? Sì, chiederei prima quali sono le intenzioni. Perché di andarsene per quanto mi riguarda. Esatto, e poi di andarsene. Non se ne parla. Gli chiedo anche perché il druido gli ha chiesto già di andarsene o non lo menziono il druido? Non ne ho idea. Non sappiamo che tipo di rapporto c'è tra questo druido e il drago, quindi io non lo nominerei. Cioè, nominiamolo se vediamo che la cosa... cioè che ha senso un farlo. Po' di domande generiche, poi ringraziamo e ce ne andiamo a organizzarci. Sì, poi diciamo, intanto guardate solito, attorno e... ci teniamo in contatto, come si fa con la gente con cui non vuoi più parlare, ci teniamo in contatto, sapere. Facciamo che non ci perdiamo di vista, ci vediamo una volta per mangiare un cinghialotto e poi andiamo via. D'accordo, facile. D'accordo, penso di potercela fare, come quella volta che siamo andati a udienza da mia zia. E se poi effettivamente le cose si volgono male perché non riusciamo a trovare un compromesso con questo drago, lo attacchiamo. Sì. Beh, in quel caso lui partite voi. Noi, una delle due. O lui attacca noi, dipende da... Secondo me sarà una sfida di pazienza. Non credo. Dici? Vedremo. Non lo so, io non ho mai avuto a che fare con un drago. Neanch'io, ma sono dell'idea che se i nostri amici qua gli hanno detto qualcosa... Ecco, questo dovrebbe risultarci un pochino più problematico ora che l'abbiamo capito. Mal che vada, testa bassa, si corre e cercate riparo. Facciamo che io, a parte parlare, seguo quello che fate voi. Quando il primo di voi prende iniziativa, io lo seguo. Mi sembrava... A meno che non sia Berger. Posso suggerire testa bassa? Benissimo. La casa del druido? Ah, sì. Se è rimasta in piedi fino a tutto questo tempo, ci sarà una ragione, no? Cioè, voglio dire, sarà coperta da qualche tipo di magia. Non sarà fattibile cavalcarlo? Cosa? No, niente, scusate. No. Niente. Sarebbe fichissimo. Cioè, voglio dire, no, non penso sia fattibile, Terter. Drup, ci starebbe così bene sopra un drago. Io mi avvio. Poi verde, goblin e anche panda. Si mimetizzano. Okay. In questa casa tanto non abbiamo più nulla da fare. Torniamo qui, quindi, alla torre, dove nessuno si è visto. E giunti davanti alla porta, mi immagino quindi Cassandra ci appoggia una mano e si accorge che questa si apre. L'interno è buio, ma non buio come l'altra abitazione, dove c'erano le finestre chiuse, perché qui le finestre sono scardinate, rotte, ormai marcia da tempo. In più, dal toglione di scale un po' di luce da sopravviene, perché come sapete uno dei piani è completamente sfondato, quindi una minima di illuminazione a mezzogiorno, che il sole è allo zenith, ci entra. Ma appena entrata, Cassandra, mi permetto di giocare io la tua di dire io la tua reazione, perché me l'hai servita sul piatto d'argento la sessione scorsa, poco sussulta, perché si trova davanti due ragni che sono alti un pochino più di lei, ma c'è una buona notizia: sono capovolti, zampe all'aria, morti, quindi morti. Beh. Due ragni rigidi, se volessimo termini tecnici di Dendi. Sto per valutare l'idea che questo drago mi stia molto simpatico se ammazza queste bestie. Che è successo, Cassandra? Ci sono due... Sto per vomitare. Ci sono due... Hanno molte zampe. Ragni. Sono grossi. Veramente grossi. Delle tasse. Peggio. Cassandra, mi fai un tiro salvezza di costituzione? Calla. Marci a me. A voler ruola. 10. Ok. Allora, non sbocchi. Ma stai facendo tanta fatica, perché oltre alla repulsione naturale che hai per queste creature, l'ambiente è saturo di una puzza veramente disgustosa, ed è quando capisci che c'è proprio il conato che ti tiene a stento, perché queste creature, oltre che essere morte, sono parzialmente corrose, sciolte. E i liquami
oltre alle secrezioni normali del corpo, ma anche proprio la carne di queste, se di carne si può parlare, di queste creature sciolte, fa un odore nauseabondo qua dentro. Fortunatamente è vagamente agliato, quindi un pochino si è disperso, ma è terribile. Bene, allora, vi risulta che ci siano dei draghi che sputano acido anziché fuoco? Quelli verdi. Bene, questo evidentemente sputa acido. E ammazza dei ragni veramente molto grossi. Uno sta cambiando idea, ho visto. Non cambierai idea neanche a morire, però... Quanto sono cattivi questo tipo di draghi? Ci si può parlare o mi bruciano come i ragni? Di solito i draghi cromatici sono malvagi. Questo è Silda che si è un attimino alzato. Ti poggia un fazzoletto. L'armatura! No, il collettino della maglietta sotto, così. Ti poggia un fazzoletto, Cassandra. Grazie. È facile. Se hanno un colore, sono cattivi. Se sono di metallo, sono buoni. Beh, magari è di un verde metallizzato. Ascolta, come fa un drago di metallo a volare? Cioè, nel senso, non è più pesante di un drago normale? Ma me ne sono sempre chiesto. Non so. Sti draghi d'oro, tutte cose. Boh. Cioè, ma sono fisicamente d'oro o sono placcati d'oro? È importante. Non lo so, non li ho mai visti. Allora, concentriamoci sul fatto che sputa veleno. Sì. Questa cosa è inaspettata, cioè, nel senso, almeno... Per me è inaspettata. Beh, in realtà non sputa esattamente il veleno, credo che sputi acido. Sì. Sì, a giudicare da come è corroso, credo proprio di sì. Quindi di base, ovunque noi ci nascondiamo, anche se ci nascondiamo dietro una colonna, lui la scioglie, molto probabilmente. Poi dipende dal tipo di acido che ha, però. Sarei arrabbiato anch'io se producessi acido così tanto nella vita. Di bruciare di una storia. Volta ho bevuto una birra che possiamo parlarne prima. Fuori da qui, altrimenti io continuo ad avanzare, perché se resto qui ancora per Avanza. Un po' siamo dentro, Cassandra, proseguo, andiamo, vado avanti, mi metto di fianco a Cassandra, però io ti do immediatamente la mano, cioè mi appoggio tipo al braccio come a farmi forza e evito di guardare i ragni. Io c'ho l'arco teso così, ma pian piano vado avanti. Se mi tieni, andiamo avanti. Ma tipo mi ti aggrappo. Vado. Cerco di non toccare niente di quello che vedo. E procedo nella stanza. Cioè, la stanza com'è fatta? Quali porte ci sono? Cioè, dove possiamo andare? Una porta sul lato opposto rispetto a dove siete entrati, ma a fianco c'è una finestra, capite che è una seconda uscita. Questo doveva essere un tempo una torre di guardia, perché non è un'abitazione. Infatti questo primo quadrato è soltanto un primo piano di guardiola, passaggio, ingresso. E c'è una seconda porta, o meglio, c'è un'arcata, la porta non c'è più, forse non è mai esistita, con le scale che salgono all'interno della torre. Faccio cenno verso l'arcata. Vado? Andiamo, Cassandra? Sì, sì, ci sono. Imbocco la scalinata. Ok, salite un paio di piani e a questo punto vi sposto di scheda. Rerak, vuoi una mela? No, grazie. Non so come è fatto a non mangiare. Giunti al secondo piano, le scale terminano perché sono completamente distrutte insieme alla parete. Davanti a voi c'è effettivamente una marea di monete di svariati colori, sopra cui è adagiato molto, con un atteggiamento riluttante, un essere verde gigantesco rispetto a voi. Davanti a lui cinque figure in fila e una un passo più avanti che, appena entrate, spalanca le braccia. Mio signore, Zanna Velenosa, nostro padrone, ve l'avevo detto, i sacrifici sono finalmente giunti. Ve l'avevo detto, ora sono vostri, fatene quello che volete. E avete davanti i 6 cultisti del drago. Il drago che timidamente alza un sopracciglio. E voi invece che tirate iniziativa. Abbiamo i personaggi pre-renderizzati. Che brutti. Posso avere il mio? Come si fa? Ah, giusto, perché per giusto, l'ultima... io li ho pescati. Per l'ultima battaglia vorremmo avere i nostri token. Cioè, è giusto, giusto. Ti scegliatevi dentro i vostri. Ma sono una donna! Sì, di base il tuo PG è una donna, l'avevi moddato.
Ah no, ve li devo trascinare io, aspetta. Io l'ho trascinato. Tu l'hai già fatto. Ah no, allora potete farlo voi apposta, io vi devo trascinare. Io non so come si fa, sono ignorante. Devi andare nel journal. Dove vai hai nel journal RPG, dove c'è la scheda, la prendi e la trascini. Esatto. È proprio brutale. Proprio sì. Rispondetevi come meglio credete. L'importante è che davanti ci sia Cassandra. Sì. Che sono riuscita guarda a fare. Guarda Sildar, che tristezza. Che è. Povero Sildar. Oh. Allora. Ma la mia c'era di miniatura. Vabbè. Ah, la tua c'era, ma nel dubbio lo faccio. Beh, sei qua. Cioè, io devo stare tipo qua. Tu devi andare dal drago proprio, devi andare lì e farci due chiacchiere, bocca, per un tè. Certo. Sì, da qua, sì, da seconda fila. Sarebbe prima fila, ma voi avete fatto le eroine che aprono la strada. Sì, le eroine che aprono la strada dietro. E poi guarda rune. No, sì, infatti, il braccetto è wireless sto braccetto. Braccetto a 3 metri di distanza. Dove sei? Ops. Sì, amici, poi ti inculano la bici. Sì, ma Rune è sempre scambio. Molto. Cioè, lei non si ricorda mai che ha un arco e non ha una spada. No, vabbè, ma qui è molto bello. Cioè, Rune palese mi guarda e mi fa. E comunque per i bugbear è indietreggio. Allora, io vi propongo. Siccome non ho voglia di tirare, non avrei voglia di tirare 6 iniziative. Che ognuno dei cultisti andrà sempre dopo uno di voi. Quindi sarete sempre alternati. Così non rischiamo che cominciano 6 voi e non vi ammazza neanche il drago, vi ammazzano 4 scemi. Aspetta, ma noi non abbiamo. Ok. Ma noi abbiamo recuperato i punti vita? Sì, avete dormito. Abbiamo dormito. Oh, mi sembra che noi due abbiamo 5. Noi abbiamo 5 esatto. 5 temporanei. Punti ferita temporanei. Mettili sui temporanei e già sono fatto. I primi che escono. Già fatto. Dai, sì. I temporanei non si curano una volta persi, però sti cazzi. Però hai 5 punti vita massimi in più. Vedendo il drago, capisco se è giovane, se è un pochino più vecchiotto. Non è un drago giovane, vero? No, non so. Dovresti farmi un tiro di natura e... Ma io sono fortissimo in natura, ma che stai scherzando? Allora, poi fammi. Allora, aspetta, però che l'altra iniziativa... in natura. Ma c'è questo gap incredibile? Allora, ma manca... sei? È un drago verde, cazzo com'è grosso! Cazzo com'è grosso, quel drago verde. Potrebbe anche essere un basilisco snello, eh. Magari uno che si tiene bene. Non hanno le ali basilisco. E non avevo tirato iniziativa. Infatti non trovavo iniziativa, diciamo. Scusami, sì, sì. Stavo spostando. È un drago o una viverna? Chi vuole andare prima di Ferrari che e Rune? Siete uguali. Come preferisci? Io sono abituato a essere ultimo. È uguale per me. Quindi decidi tu. Vado prima io. Quindi vai prima tu. Va bene. Vai prima tu. Ok. Quindi stiamo ridendo per non piangere, ragazzi. Sì, assolutamente. Ma sì, dai, ragazzi. Dai, questi li massacriamo, ve lo dico io. Su, si mena. Detto da vedendo la conta delle kill non sei minimamente credibile con queste parole. Tu stai zitto. Sì. Tengo in vita tutti io, quindi stai buono. Ok. Allora, non uccido ma tengo in vita. Cassandra. A te l'apertura delle danze. Nessuno ha ancora agito. Hai fatto 20, il massimo. Quindi sei la prima. Cosa fai? Dai, yeah. Volevamo parlamentare e intanto sto sfoderando la scudascia, cioè proprio... Vabbè. Bene. Puoi giocarti il tuo turno con un parlé? No. Dimmi tu, perché sennò è una prova un tiro di carisma. Dico solo volevamo parlamentare, posso vedere loro che fanno? Hai 6 secondi, puoi dirlo... Volevamo parlamentare, sono 2 secondi. E infatti puoi dirlo e poi ti arriverà una spadata nei denti. Puoi vedere la reazione del drago. Noi siamo 5, loro sono 6, giusto? Sì, più il drago. E il drago che non vale 6. Che lo conterei. Beh, noi abbiamo Sildar. Noi siamo 5, 6. Quanti ha detto? Cosa ha detto dei sacrifici? E che adesso ci mangia. I 5 sacrifici? Sì. Noi vi abbiamo portato i sacrifici e lo ammazzo. Ma funziona il suo cervello. Così mi piace. Oh, vai. Raga, 5 sacrifici, meglio io rinfodero le spade e vado via. Qual è l'intento? Cioè, cosa vuole fare Cassandra? Oltre che essere visibilmente scoperta. Menare il tizio qua davanti, lo apro come menare il tizio qua davanti. Oh, e menaglie, e menaglie. Spostite. Ti prego, 7. Invece, ecco. 7, lo manchi. Intanto spostati. Lo manchi male.
Perché a me mi servono la gente che fiancheggia, quindi spostati, che devo capire dove sei. No, qualcosa per tirare di più. Allora, fai pure un passo avanti col token, che sei ingaggiata con quello lì, e l'hai mancato male. Non ho tipo un bonus perché sono la prima e sono triste. No. Mi ciulo l'ispirazione così alla prima porta. No, si chiama seppuku, però te lo consiglio, fai un pochino. Allora, il turno prosegue e vedete... No, sì, dai. Cassandra e Rune, vedete distintamente il tizio Favrik, mi sembra che si chiami, il capo dei cultisti, che fa qualcosa, mette la mano all'interno della tunica, tira fuori, non fate neanche il tempo a vederlo, sembrerebbe un rotolo, e sparisce. Mentre invece quello che ha cercato di menargli, Cassandra, cerca di dartelo indietro. Allora, fa un onestissimo 15 a colpire. Come lo Ma vedi, io ho 15? 18. Ok. Pai lo spai il colpo. Aspetta che e... io ho l'armatura, tipo. Non sono più mezzo nudo. Giusto, giusto. Tocca a Werther. Ok. Io ho nella mano destra Marika e nella mano sinistra ho la mia spada corta. Che si chiama Gioacchino. No, cioè, si chiama spada corta. Okay. La spada è mia e la gestisco io. Mi piazzo qua di fianco a Cassandra e attacco prima questo qui. Che non mi sta segnando. Questo qua. Ok. Che perché non ha agito. Ci sta. Che non ha agito, perché io faccio i numeri. Allora, quindi ho lo attacco con lo stocco. Con vantaggio. Ho vantaggio per colpirlo, perché lui non ha ancora agito. Sì. Quindi faccio 16. 16 colpitissimissimo. E faccio 8. Faccio 16, ma ho letto che io non l'avevo mai usato. In realtà, il primo colpo che do io viene considerato critico. Sì, se lo colpisci mentre lui è sorpreso, sì. Quindi gli faccio 6 danni più il critico, non mi ricordo, io non mi ricordo. Più devi tirare un altro di 8. Ok, non mi ricordo mai i critici, raga, non li faccio mai, quindi non so come funziona. Quindi sono 6 più 8 sono di più e anche l'attacco furtivo. Sono 14 più 7. Sono 21. 21 danni. Allora, si chiama overkill. Come lo uccidi? Ah, io semplicemente arrivo e lo trafiggo al cuore con lo stocco, sfilandolo. Mi giro, faccio un occhiolino a Reyrak che aveva detto che quella cosa lì non faceva niente, queste armi nuove. E lui cade con un sacco di patate. Bene, fatto bene. Ok. E siccome sono in frenzy, perché giustamente, mi giro e attacco l'altro, quello che Cassandra ha provato a prendere a schiaffi, ma non ci è riuscito. Ok, ok, va bene. Allora, dalla chat dicono che puoi fargli il critico solo se è furtivo. Dimmi se è giusto. In ogni caso, questo te lo conto perché ci sta. Che fosse furtivo, aspetta, se preso. No, aspetta. Assassinare. Però a me sembra di ricordare che se uno non ha ancora agito, tu l'attacchi e lo colpisci. Il primo attacco è un critico automatico. No, solo se non dice, agito. Dice che se non ha ancora agito, viene considerato in sorpresa. E quindi esatto, si prende esatto. Il critico. Se non ha ancora agito, è considerato sorpreso. Lo prendi quanto tempo? Me lo ricordavo. Ci sta, ci sta. Questo gli altri, ovviamente, ce lo aspetteranno. Infatti, quello di fianco lo attacco con una scudisciata con la spada corta, girandomi. Se riesco a prenderlo, ovviamente. Perché... Fatto 15. L'hai preso? Gli faccio 4 di danno e siccome è fiancheggiato da Cassandra teoricamente... No, solo uno ne posso fare il furtivo a turno, sì, giusto? Sì, furtivo a turno. Vabbè, si prende 4 danni. Ok, 4 pizze. E poi con una certa nonchalance uso la mia azione scaltra per disimpegnarmi. Eh no, perché hai fatto 2 attacchi. Azione bonus e secondo attacco. E allora rimango qui, ma tanto non mi fanno un cazzo perché io sono immortale. Se vuoi puoi andare indietro e rischi attacco d'opportunità. No, rimango qui, io sono immortale. Rune, tocca a te perché avrebbe agito quello che è morto, quindi sti cazzi. Ah, ok, allora io voglio prendere il tizio che c'è qui, rimanendo dove sono. Ok. Ok, che non è ancora stato colpito. Tiro fuori l'arco e cerco di colpirlo. Allora, Dieci è mancato. Ah, no! È un onore combattere con dei guerrieri così valorosi. Che bello! Fine? Rimango dove sono, sì. Ok, perfetto. Tocca a lui a questo punto.
Il drago non ha ancora agito, potrei prenderlo di sopra. No. Che fa un passo avanti e te meno. O meglio, ci prova. Ha fatto, mi sembra, 12. Ti colpisco? Io 14. Pai colpo. Parebbe, a questi painissimi attacchi che le due guerriere hanno incassato, che forse la situazione non è proprio così pessimissima per questi cultisti. Sembrerebbe essere delle mezze seghe. Non dire! Ma vediamo! Dire. Ma vediamo! Siamo tutti morti adesso. Che le due guerriere non hanno colpito. Comunque. Sembrano essere delle mezze seghe. Quindi non hanno colpito loro, non hanno colpito neanche i nostri. Tankato. Però hanno tankato. Vabbè. Ma sì, ha reagito? Me lo so perso. Non ancora. Ho messo un NPC primo, il capo dei briganti, e un NPC ultimo, sì. Ok. Così è equo. Cioè non è equo, attaccano primi cattivi, perché sono una merda. Tocca a Eric. Sono cattivi. Bene, io urlando con animico vigore corro in qua e sì, cerco di colpire il cultista con il mio martello a una mano. Cerchi di fare come Eric, prendono di sorpresa, ma urlandogli in faccia non ti vede. Esattamente. Proprio così. Ma così prendo di sorpresa le persone. Non si aspettano mai le urla. Nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola. Nobody expect. Non è sorpreso, ma è a disagio. Infatti lo colpisce. Bam! 9 danni. 9 danni! E... 9. Come lo uccidi? Beh, ma davvero? Sì, sì. Già che ci sono, gli faccio saltare le rotule. Aia, che male! Gli faccio saltare le rotule. Si cade in avanti e sbatte la faccia sul terreno di pietra. Con un lago di sangue. Bene. Ma sono delle seghe. Sono delle seghe. Io ne ho fatti 21, l'ho spappolato. Scusate. Sì, sì. Tanto che erano vecchi. Allora, 1, 2, 3, 4. E gliene avanzano. Questo qua attacca Rune. Non si sa perché. Sei lì. Ah! Comunque questo entra. Faccio l'occhiolino a Werther. Questo entra. Altro che non ha fatto niente. Rune, sono 3 danni, ti dà una spadata così ti prende un po' di striscio. Che tolgo via dai punti ferita temporanei. Sì, quindi hai 2 punti ferita temporanei. E tocca a Silda. Silda che corre qua in mezzo. Sì, corre in mezzo a voi due fanciulle. E mena questo qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Quello che sta qua. Ok. Perché Rune ha 2 addosso. Sì, esatto, la sinistra, la 2 addosso. Ok. E riesce a ferirlo molto, ma non ucciderlo. Unlucky. Nuovo giro. Cassandra. Allora. Attacco di nuovo quello che ho davanti. Ok. E faccio 9. E l'hai mancato. Vuoi fare altro? Piange è un'azione gratuita in D&D. Ma solo grazie. Se lo fai nella vita vera. Stavo valutando di azione impetuosa. Colpirti da sola. No. Ma me la spreco con questo. Dopo abbiamo un drago. Io se stai pensando a Second Wind me lo terrei. Io lo tienilo. Provo ad attaccarlo e fallisco e penso ai ragni sotto, che schifo. Allora, benvenuta nella mia. Ti regalo io un tiro percezione. Grazie, sei la pietà del master. Sei. Vabbè. Che regalo incredibile. Vedi che il drago oltre fa qualcosa, alza leggermente la testa, ma sei presa dalla connotazione perché quello che hai davanti cerca di dartene indietro e quindi non riesce a guardare bene oltre di lui. Che fa? Taidice a colpire, quindi parate i colpi, incrociate le spade, incrociate le armi, ma nessuno riesce a creare. In pratica stiamo facendo così, io e quello davanti da dove? Più o meno sì. Werther, tocca a te. Tutti voi avete, se volete, un tiro percezione non più gratuito, il primo è gratis, questo vi costa il turno, ma potete guardare il drago. Costa un'azione. In combattimento sono in frenzy, me ne sbatto di tutto. Quindi io vedo Cassandra e questo qua che seminano a questa altezza, capito? E io decido di attaccarlo alle gambe. Ci sta. Quindi mi ruba la kill. Non ci posso credere. Sicuro, sempre. Sicuro. Sempre. È il support quello che aspetta che dai 10 di vita. Invece lo attacca.
Col primo attacco niente, faccio il secondo. Secondo attacco. Con Gioacchino. 13. 13 l'ha preso. Sono 7 danni più... C'è la forte. Hai più... almeno 2 di 6, quindi morto. Più lo sneak. È già morto. È già morto. Soltanto se fai 1-1 è morto. Ma voglio vedere quanti danni lo... Ci sta, ci 10, ho fatto il, ho fatto cosa il massimo. Cosa gli fai? E praticamente, siccome con lo stocco cerco di prenderlo, ma questo si continua a muovere, allora mi sono rotto il cazzo e quindi gli passo di fianco, lacerandogli il retro delle ginocchia. Ok, ci piace. Chat, io lo so che Cassandra ha ispirazione, ma se lo deve ricordare Laura, mica io. L'ho detto, me la tengo per il drago. Cioè, ti pare che mi... Ti ho detto che ti tieni l'azione impetuosa per il drago. No, l'ho detto in chat, ho risposto dicendo me la tengo per il drago. Saggia, saggia. Cioè, malfidente. Second Wind me lo sarei pure sprecato, ma l'ispirazione... E, avendolo ucciso, mi levo da culo, perché adesso mi posso muovere, giustamente, senza prendermi attacchi di opportunità, e mi metto qui. Quindi questo l'abbiamo depennato. Questo comunque non si chiama rubare la kill, non gli avevi fatto neanche un danno. Poi è vero, l'ha distratto. Se gli avevi fatto tot danni era rubare la kill, ma se era se intonso... No. Giusto. Eune. E allora, io da dove sono butto per terra l'arco, tiro fuori la spada e cerco di colpire quello che mi ha appena colpito di fianco, questo qua. Vai. Quindi... Tanto in chat adesso tutti ormai sanno che hanno 9 di vita e 12 di CA, perché l'ho cliccato per sbaglio, sti cazzi. Vabbè, ma... Sì, ma non è, l'avevamo capito anche noi, insomma. Vabbè, 9 di vita ce l'ho arrivato, la CA pensavo fosse... Però! Rune! Almeno insomma. 13. No! Invece... Dannazione. Cioè, facciamo veramente tristezza, Rune, io non ho parole. Vuoi giocare a Dungeons & Dragons e giocare il guerriero? Bene, non si gioca così. Allora, il primo, Rune... Ma sì, dai. No. No, il primo se la prende con Sildar, perché Sildar l'ha ferito. Te l'avevo detto che la porta. Lo manca male. Il secondo... Tocca a me, no, tocca. Tocca a Rek, tocca a Rek. Giusto, che giusto, è giusto. Allora. Quello che farei io è A, il tiro percezione per cercare di capire dove cazzo è il tipo invisibile. Ok. A. Che... Perception. Ok. Ok. Riesci a vedere che... Ah, giusto, perché sono sul livello sbagliato. Posizioniamolo... Riesci a vedere che più o meno in questa zona... Ok. Si alza un pochino di polvere, come se fosse stato dato un pestone mentre qualcuno corre, per dire. Ok. Urlo Werther è vicino a te e poi userò la mia azione bonus per castare arma magica. Una mazza magica fluttuante appare accanto all'amico lui e cerco di attaccare, di colpire quello accanto a Sildar, quello che è già stato colpito da Sildar. Ce l'ho della farina. Di 20 cos'era più la mia saggezza giusto? Spellcast. E anche proficiency o no? Penso di sì. Ok. Va bene. Ok. Hey. Vai, colpito. Sì. Quindi gli faccio. Un di 8 più. Ai, non dire che non è vero. Che cosa succede? 8 danni. Come muore? L'arma magica lo colpisce sulla spina dorsale e cade a terra privo di forza. Perfetto. Perfetto. Cioè, persino Rairak. Io uccido i cattivi. Questi sono cattivi, è giusto. Sono cattivi? Li uccido. Cioè, facile. Allora, Rairak, anche io funziono facile. Così, però a quanto pare non sta andando tutto come dovrebbe andare. Torna al porto a pescare. Ma... Allora, Rune, questo ti manca. Silda si gira sull'altro. Oh, lo prende. Oh, lo uccide. Nice, bravo Silda.
Ok. Ora mi fate tutti un tiro salvezza destrezza. E cala. Inizia. Dai, dai. Possiamo ricordo che le... No. Mirko, non mi viene in mente. L'ispirazione può essere usata per i tiri salvezza. Sì, sì, può essere usata per tutto. Sì, credo. Ricordo. Sì. Grazie. Sì, sì, sì. Sai com'è? Con un 5. Vabbè. Mamma mia, regà. Io pensavo di aver tirato male, Che io non sono destro. Ok. Il tiro salvezza è per il drago? Chi lo sa? Chi lo sa? Forse devo sapere se devo usare la mia ispirazione, scusa. Hai avuto la tua occasione di fare la propria percezione. Ma che c'entra? C'entra? No. Quindi la puoi usare o no? La uso o non la uso? Ma per descrivere la mia azione devo sapere cosa succede. Comunque sì, la uso, dai. Ok. La salvezza. Devi ritirare il tiro salvezza. Devi ritirare. Cosa fai? Hai vantaggio. L'ispirazione ha vantaggio per il tiro salvezza. Oh, niente, volevo portarmi Reirach dietro con me, però va bene, non lo descriverò. Questo non si può fare. Pazienza, no, no. Ci ho provato a salvarti. Così. Allora, va bene così. Quello che nessuno di voi ha notato è che alle vostre spalle, mentre stavate combattendo, il drago alza leggermente la testa, fa un passettino avanti e soffia. Praticamente non è che soffia, è più uno sbadiglio quasi. Sento che nel fallo rutta qualcosa a parte. Non è a piena potenza, perché non è quasi, non è quasi voluto, non sta combattendo, sta sembra quasi giocando. Quindi la classe di difficoltà scende. Quindi Rune si è fortunata, anche Verte si è fortunata, l'avete passata. Cassandra l'ha passata. E Reirach. No. Dai, dai. Sono. Ma tanto voi prendete la metà, ragazzi, non pensate che... Ok. Non fare più di 30. Ok, aspetta, me ne manca. Ah, te ne manca uno, ok. Sì. Sono 28 danni da dimezzare. 28 danni. Cioè, sono vivo a uno. Io sono vivo a uno. Cioè, no, no, aspetta, aspetta. In che senso? Nel senso che noi ci prendiamo prendi metà 14 di punti sì, perdi 14, 14 punti vita. Ma sì, io ne ho, ragazzi, per quello ho detto benissimo. Non farne più di 30, perché io ne ho 15 totale. Adesso sono vivo a uno. Allora, aspettate che confermo prima che ti rendi 14. Conto che per farmi danno devi usare un drago, se no non mi fai danno. Nel caso avesse dubbio, sia player che chat, sì, ho tirato metà dei dadi, perché non ha realmente attaccato il drago, ha sbagliato. È partito qualcosa più per sbaglio che per altro. Nel fallo succede una cosa, spero potrebbe essere interessante, perché questo ho sbagliato livello io. Però vorrei dire anche loro, appunto, anche loro due dovrebbero fare un tiro salvezza o morire. Sì, sì, malissimo. Sì. Questo è sciolto. Anzi, sono morti in qualsiasi caso. Perché sciolto, almeno 14 no. Danni. Ma Sildar? Ah, quello no. Okay. Infatti è Sildar che mi preoccupa. Sildar? Bam, bam, bam. È cala. È un fiore. 14 danni, Sildar. Vabbè. Non è accorto neanche. Benissimo. Facciamo oggi. Fantastico. E il capo, Favric, o Favric, non mi ricordo come l'avevo pronunciato, ricompare, che subisce danno, perde la concentrazione, incantesimo Temmia. E lì, caduto per terra, mezzo cotto, si è salvato, vedete che un ciondolo che ha al collo va in pezzi. Se ci fosse un mago tirerebbe delle conclusioni, non c'è, quindi va bene, fa niente. Il ciondolo va in pezzi, lui è lì tutto cotto, fa... Ma, mio signore, non mi avevate visto che ero lì? Il drago allunga il collo e per la prima volta parla e fa... No. Bene.
ora giochiamo umani, anzi eroi. Zanna Velenosa vi pone davanti un'occasione e una scelta. Dimostratemi chi siete. Quello che avete davanti è il vostro nemico, nonché traditore, ferito sul punto di morte. Mostratemi cosa fa un eroe davanti a questo genere di situazioni. E fa un altro passo avanti, inclinando la testa di lato, come fanno i cani quando sono curiosi di qualcosa. E vi guarda. Cosa fa? Ma il merdone invisibile è morto o ancora vivo? Eh no, è lui, è quello. È lui. È spawnato poco a fianco a te. Comunque, chat, sì, ho fatto dei tiri clamorosi. Appunto, il merdone è cotto, è morto o vivo? No, no, è vivo, è vivo. È messo molto male, ma è vivo. Tutto cotto, appunto. Però un medaglione è andato in frantumi. Lui lo sta stringendo fra le mani. Dunque, beh, il drago fa un passo avanti. Facciamolo fuori. Allora, buongiorno. Innanzitutto, ci dispiace di essere entrati così qui. Non volevamo disturbare. Stavamo seguendo questi tizi strani qua. Questo pirla qua, mezzo cotto. Tra l'altro, mi sono fatto anche un po' male pure io. Io non c'entravo niente. Lui quando si muove, ovviamente smuove un sacco di monete, d'argento e d'oro che gli cadono ai lati. Sapevamo, cioè questi qua ci hanno ingaggiato per uccidere un drago. Quindi noi in realtà, cioè, non te la devi pigliare con noi. Se la doveva pigliare con loro, noi, se sapevamo che c'era, noi pensavamo ci stessero buggerando. Non so, che giornata di merda. Io intanto cammino verso l'amico mezzo bruciato. Questa è la vostra risposta? No. Abbiamo quello che vogliamo dirvi, e do una botta verde. Non puoi sulla testa, praticamente. Maledizione, dove sei? Non fa il giro lungo per darti una botta. Ho un punto ferita, tieni giù le maniche. Non vi abbiamo già dimostrato abbastanza? Mettendo fuori gioco queste persone? Non siamo abbastanza all'altezza delle vostre aspettative? Vi aspettavate degli eroi migliori? Io ho il tratto che faccio, so lusingare le persone, faccio sentire il mio interlocutore molto figo. C'è specificato persone? Maledizione. O creature, perché se è creature va bene. Fai sentire il tuo interlocutore la persona più meravigliosa del mondo. Dice interlocutore, dice non persona. Dice persona. Stai veramente parlando? D&D è così, D&D è così. D&D. Cioè, se usi charm su person su un mostro non funziona. C'è proprio esatto. Una distinzione. Non tratto. Ma comunque, caratteria... Vabbè. Ci sta, ce lo stai guardando giusto, ci sta. Sentire lusingato un drago ce ne vuole un po'. Ok. Come si appellano gli umani? Lady? Donna? Forse... Io sto mettendo alla prova voi mucchi di carne e ossa per decidere se vale la pena che io mi scomodi dal mio trono di monete, se basta soltanto la mia zampa sinistra o se limitarmi semplicemente al mio soffio. Perché uccidere è tutto quello che sapete fare? Ci sono modi più raffinati per condurre una battaglia, uno scontro. Volete che uccidiamo questa persona, questa cosa? Lo facciamo, non è un problema. Ma tipico, sarebbe indegno di voi. Tipico. No. Degli umani. Si parla sempre di morte con voi. La prima bocca da cui è uscita questa parola è umana, se non mi sbaglio. Ci sono altri modi per essere eroi e dimostrarlo. Io mi giro verso il tizio per terra mezzo fumante, vado verso Reyrak, prendo il badile e stordisco il tizio.
che c'è lì per terra. Cioè, gli tipo gli tiro una badilata in testa. Con danni non letali, vuoi dargli? Non letali, come esatto. Cioè, vorrei che svenisse. Reyak come la prende? Lui stava già andando, quindi non so se si ferma poi o no. Io mi ero fermato là vicino, intanto. Mm-hmm. Quindi se Rune si avvicina con il badile, la conosco. Immagino non voglia cercare di uccidere quest'uomo con un badile. Quindi per ora la lascio fare. Io voglio 1000 meme di Rune e Yorick. Ve lo dico. Chat, comunque. Accurato. Il tizio sviene. Ha tipo un PF. Praticamente non può muoversi, perché come si muove si fa danno, perché è tutto cotto, quindi... Sta lì, si becca la sua badilata, c'è un suono sordo molto sgradevole che riempie l'ambiente. E il drago, di nuovo, inclina la testa, ti sta guardando, Rune, e nel suo sguardo c'è un pizzico di curiosità adesso. Ti guarda. Beh, io non sono nessuno per ucciderlo qui in questo momento. Non so neanche chi sia, non so che cosa ha fatto in vita, mi ha tradito in questo momento, ma per me deve essere assicurato alla giustizia. Quindi, signor Drago, lo legherò e lo lascerò alla vostra giustizia, se è questo quello che volete. Altrimenti, sarà giudicato da chi di dovere. E lì poi dopo che l'ho detto, dico, chi di dovere? Vabbè, da chi di dovere? Io non ho non ho giustizia da imporre. Quest'uomo... non è nulla per me. Voi piuttosto. Non ho ancora capito cosa siete. Invasori? Nemici? Mosche? Sto cercando di capire. Cosa volete da me? Perché siete entrati in casa mia? Allora, casa sua non è vero. Il drago si alza. Si erge tutta la sua statura. Allora, e ti guarda. Se devo morire lo faccio con stile. Allora, casa sua... le balle, perché qui per colpa sua non mi interessa di chi è la colpa, ma questo qua era un villaggio abitato da delle persone che sono state scacciate per colpa di qualcuno, e questa non è casa sua, innanzitutto. Di qualsiasi cosa mi stiate incolpando, io sono qui da pochi giorni e niente, la città è già così. Non ho scatenato proprio niente. Né non so che draghi abbiate incontrato, ma non è il mio potere creare non morti, avete detto. Né mi interessa, sinceramente. Quali sono i vostri interessi allora? Tu non ti lascia parlare, Cassandra. Tu allunga la testa, piccoletto. Tu odori d'oro. Eh beh certo, al giorno d'oggi se non vai in giro con qualche moneta, come vivi? Il più piccolo fra voi sembra essere anche il più coraggioso. Forse persino il più scaltro. E ti guarda Cassandra, perché sa che ti ha interrotto. Vuole sentire cosa hai da dire? Mi chiedevo quali fossero i vostri interessi. Perché siete venuto proprio qui? Una pura e semplice coincidenza. Ho addocchiato una torre che sembrava e si è rivelata essere particolarmente comoda. La zona è completamente disabitata e se non ve ne foste mai accorti, voi esseri umani siete dei vicini particolarmente fastidiosi. Il che rende questo posto davvero consono alle mie esigenze. In più ci sono tesori qui intorno e mi diletto a raccattarli e a cimorarli qua. E guardavate a questo punto la mia nuova casa. E che ne è delle persone che incrociano il vostro cammino? Che ne è delle persone che entrano in casa vostra senza il vostro permesso? E beh, di sicuro non le sciolgo con l'acido. Perché non puoi o perché non vuoi? Perché non voglio. Se uso le mie armi è solo per difendermi.
io quando Werther dice questa cosa butto un occhio al medaglione che aveva il tizio. È andato in frantumi. Se vuoi puoi farmi un tiro di intelligenza per cercare di... Ok, l'ho visto e mi ricordo qualcosa, ma in questo momento è polvere. Sì, giusto per capire perché ci stesse tanto attaccato, una roba del genere. Intelligenza, hai detto? Sì. Sarebbe un arcano, non so se tu hai la competenza in arcano, se no intelligenza. No, tanto è zero, tutte e due. Ok. A due? Non hai idea. Avevo il manunciondolo che è esploso, appena è tornato visibile. Forse lo rendeva invisibile, boh. Avete per caso incontrato un druido in questi giorni che siete stato qui? Non conosco questa parola. Ho incontrato un umano sporco. Con la barba lunga, vecchio. Sì. Parlava molto, mi ha fatto visita. Diversi giorni. È potente, il vecchio. Sì, un po' rincoglionito. Che idea ve ne siete fatto? Un essere umano interessante, curioso. Parla troppo. E voi? Si gira verso Eric. Voi? Essere io tozzo, cosa? Non parlate molto. No, non ho tanto da dire. Eppure, l'uomo a cui avete fatto saltare le gambe, forse lui aveva qualcosa da dire. Ma voi attaccate solo per difendervi, giusto? Anche se sembra che abbiate subito poco più di un graffio, e solo alcuni di voi, e loro... sono morti, ma dovevate difendervi. Rerak stringe il manico del suo martello e sta zitto. È meglio che non parlo, se no sono tutti morti. Nuovamente la domanda, e questa volta vorrei che fosse la donna taciturna a rispondere. E guarda Rune, cosa ci fate in casa mia? Noi vorremmo chiedervi semplicemente di cambiare casa. Qui, prima di voi, ci abitavano altre persone, ci abitava la mia famiglia. Ora ho paura a tornare. Non soltanto per voi, anche per... i non morti, non sono causa vostra, non sappiamo di chi siano, in questo momento non mi interessa, ma vorrebbero tornare qui, semplicemente vi stiamo chiedendo di trovarvi un'altra casa, e non lo chiedo con cattiveria, con semplicemente voglia di far tornare le persone che abitavano queste case qui. A casa loro. Perché? Perché dovrei farlo? Non perché è obbligato, dovrei... ma come siamo arrivati noi, arriveranno altri. E come ha detto anche lei, gli umani sono vicini fastidiosi. E molti ne arriveranno. Perché molti ne arriveranno? Cos'è cambiato? Sono qui da giorni. Forse... settimane. Non si è visto nessuno. Solo quello strano umano. Quello che è cambiato sono delle voci di una miniera qua vicino. Altre città si stanno ingrandendo. Pian piano la zona diventerà più popolata. Magari non domani, magari non tra un mese. Magari non tra un anno, ma ritornerà la vita delle persone nella zona. Quindi siamo qui solo per dire che prima o poi arriverà qualcuno. Fammi un tiro di persuasione, oppure lo fa Rune. In ogni caso, chi lo fa ha vantaggio, perché immagino che, cioè, vi state spalleggiando a vicenda praticamente. Sì, decidete sì. Voi chi lo fa. Io ho un 1 di persuasione. Aspetta, che guardo quanto ho. Io non ho un più 1, quindi. Mi sa che non ho tantissimo. Mio meno 1, quindi se vuoi tirare. Quindi tu... lo faccio io. Mannaggia, quello che persuade sono io. Eh sì. 15. A 15, ok. Mm-hmm.
quello che dite non è fan mio. Non mi riguarda e non mi interessa. Se dovessero davvero venire degli umani, penso che saprei far lì scappare. Ma non nascondo che sarebbe una scocciatura. E gli umani sono soliti toccare le cose altrui, prendere le cose altrui. E a me dà molto fastidio quando mi prendono qualcosa. Quindi faremo un gioco. Adesso voi potete convincermi ad andarmene. Dovete affrontarmi. Io vi affronterò a piena potenza. E se resisterete abbastanza a lungo, io me ne andrò. A patto che mi diciate dove altro recarmi. Un luogo simile a questo. Accettate? Io guardo gli altri. Accettiamo. Io non sono troppo convinto, perché sono tipo mezzo sciolto, però... Sì, ovviamente. Se proprio dobbiamo. Sindar fa un passo avanti. Vi affronterò io! Stai zitto che... Scusi, ha preso una botta in testa, non ci faccia caso. Si è cagato fortissimo prima, quindi... Siete d'accordo, dunque? Oh beh, sì. Se dobbiamo morire oggi, almeno facciamolo con stile. Vi siete dimostrati soggetti interessanti e coraggiosi, al limite della follia. Quindi vi cederò il primo colpo a tutti voi, ma quando l'ultimo colpo sarà sferrato, sarà il mio turno. Okay. Posso andare prima al centro Pokémon? E detto questo, riposo lungo. Scusa, signor Drago, le scoccia se andiamo a fare una dormitina nell'androne e torniamo fra una mezz'ora? Allora, io vi dico, non vi faccio neanche tirare iniziativa, perché vi ho già detto, lui attaccherà per ultimo. Potete andare nell'ordine che volete, ragazzi, un round a testa, ovviamente. Ce l'ho. Lui fa tanto la persona intelligente. Lui sta facendo. Ma io non lo attacco mai e voi lo massacrate di botte. E lui non attacca mai. Aspetta. Lui ha detto che attacca dopo che tutti noi abbiamo attaccato. Ok. Uno di noi non attacca. Metto le mani a coppa, raccolgo i soldi e scappo. No! Cosa me ne frega? Tutto sciolto di acido correndo. Vabbè, uno di noi quindi mira a Berter, mentre gli altri l'altro. Chi vuole andare per primo? Se no tiriamo iniziativa se mette in difficoltà, se no per me siete liberi. Vado io, tanto ho un punto ferita, ma la che vada muoio. Vai. Allora, immagino che non posso usare l'azione di assassinare perché lui se lo aspetta. Un po' se lo aspetta, sì. Cioè, mannaggia, perché tiravo guardando con vantaggio. Va bene, e niente, io gli corro addosso. Ok. Mirandolo alle zampe. Sì. Cercandolo di infilzarlo con lo stocco. Sì, vabbè, quello che è. Ha un ditone. E attacco. Vai. 20. L'hai preso? Sono 8. E sono 8 danni. E sono 8 danni. Che. E sta. Mi dice anche bene. Circa 200. Sì, dovrebbe averne almeno 160 un drago verde. E... Ma sì, va bene. E già che ci sono, gli do una sberla. Tanto comunque è inutile che io mi disimpegno, perché tanto se questo rutta mi piglia comunque tutta la stanza. Quindi io rimango lì, stoico, e gli do una sferzata anche con la spada corta. Almeno ci provo. O gli do fuoco. No, gli do un fuoco, ci proviamo dopo. Sarebbe così da te dargli fuoco. 21, 4 danni. Oh, sberla. Siamo a 12. Perfetto. E dopo che ho fatto questo, io mi metto su un ginocchio, perché sono... Mi fa male dappertutto, dicendo: non mi sento bene, signor Stark. E rimango lì. Io voglio recuperare da terra il mio arco. So che se facevo attaccare qualcun altro avevo... Lo so, adesso diranno tutti in chat: ma se aspettavi che qualcuno caricava, avevi anche lo sneak. E no, tanto sto morendo, quindi va bene così. Va bene così, dai. Un po' incauto ci sta.
Chi va? Quindi questo momento io rimette. Recupero l'arco e tiro verso il drago. In teoria hai usato mezzo movimento perché ti abbassi e appena tanto non ti devi muovere. Sì, tanto poi non è che farò altro. Beh, da lì. E uso la mia azione impetuosa. Dai! Vadi. Ma che ce ne vuole per mancare un drago grosso? No, l'ha colpito, ma è imbalzata sulle scale. Ah, ok. Non ci può, allora. Oggi non è... Capisci esattamente dove è andata l'altra freccia. Cioè, ce ne vuole, eh. Io sono lì col piede del drago davanti alla... Il drago guarda dove è stato colpito, ti guarda. Questo lo contiamo? E anche saccente. Intanto io danno che l'ho fatto. Che pezzo di merda! Stringo i denti, faccio. Così. Vabbè, vado io. Vadi, punto. Vadi. Senti, vai. Ma io lo so che sto gioco narrativo, però insomma. Narrativo, quindi. No, appunto. Lo so che questo gioco con le narrative, insomma, okay, fatide. Però se tipo cercassi di corrergli di lato per cercare di colpirlo tipo a un fianco, non te dico sotto perché sotto non ci posso andare, ma se si è alzato. Hai detto che si era alzato prima, sì, no? Si è alzato un po', si è impettito. Cioè, adesso ha le zampe giù, alle zampe posteriori giù e le zampe anteriori piazzato così. Vorrei cercare di attaccarlo tipo, non ti dico da sotto, ma insomma, tipo tra la zampa, capito? Sì, sì, per me puoi tranquillamente farlo. È D&D, quindi non fa differenza dove lo colpisci. Non ci ho provato, va bene. No, ci ho provato. Ok. In altre situazioni potrei darti vantaggio. Così... Così no, muori. Ciao Cassandra. Oddio. Ci sta, ma è flavor. 17. Ti vibra tutta la mano come se avessi colpito un palo d'acciaio, ma la mano non taglia. Cioè serve 20 per colpirlo. Io ti dico spostati perché può aver senso sapere dove siamo. Ah sì, fuori. mettetevi come siete. Ah, sì. Se con 17 non l'hai compito, allora vuol dire che un drago verde adulto che c'ha 19. Sì, è adulto sta cosa. E allora c'ha 19 di CA. A 19 di CA un drago verde adulto. Bastardo. Ok. Che culo che ho avuto. Quello che farò io sarà correre fino a qua. Ora lo dico, fiancheggiando. Ma noi non giochiamo con fiancheggiamento. Abbiamo detto che lo giochiamo quando, però... Se volete, da poi lo giochiamo. No, no, no. Ma sta bene. No, che il drago è grosso, si fiancheggia da solo, dai, per piacere. Ok, corro fino a là, lasciando dietro lo scudo, che tanto... Ok. Non serve. È un po' inutile. Prendo il martello a due mani e cerco di colpirlo. Aspetta, ma il tuo scudo è d'oro? No, non è d'oro. E allora niente, allora si scioglie, niente. Allora hai fatto bene a lasciarlo lì. È inutile. Quindi cerco di attaccarlo a due mani. Vai. Quindi 19. L'hai preso? 11 danni. 11 danni ci piacciono. E subito dopo casto anche un'altra Spiritual Weapon. Perché l'altra si è spenta, dici? È un minuto dura. Ah, allora sì. Quindi ti direi di sì. E quindi... 11 mancata. Ok. A posto. Abbiamo fatto un giro completo, giusto? Manca Sildar. Grande Sildar! Grande Sildar! Beh, tecnicamente, tecnicamente il drago mi ha chiesto se il mio colpo valeva. No, l'ha chiesto a me. È vero, questo vale. Sildar lo colpisce con la sua spada tenuta a due mani. Ma come Cassandra rimbalza indietro e non riesce a ferirlo. È il destino che ci unisce anche nella morte, visto? L'hanno ferito il chierico e il ladro. Volevo dirvelo, Dai. Leone! Il drago ti guarda e dice: vabbè, questo giro lo offro io. E prova. Nuovo giro. Ah, nuovo giro? E allora dai, a me. E allora lo se vuole andare prima Leone, non c'è problema. Ah, io ho già tirato, scusate. Ah, ok, e niente, vale. Non hai fatto un cazzo. No, dai! Non ci posso credere. Fatto 10. Okay. Ma col Great Axe? Non col Great Axe. No, 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 lei sta tirando Cassandra. Ah, no, ok, pensavo fossi tu. Non so perché. Io vedo. E niente, generoso questo drago, peccato che Rune è sfortunata. Allora, ragazzi, è un drago verde adulto, 19 di CA e almeno 200 punti ferita. Vado con lo stocco di nuovo. Dai! Fermi!
Comunque qua io starei usando comunque un mio carattere, cioè, ecco. 15. No, mi piace, mi piace. Perché io fino ad adesso, avendo tipo l'obiettivo, lo persegui prescindere dalle difficoltà da superare. 15, allora, non lo ma prendo. Ma anche con le persone e le creature e i draghi? Ma c'è poco. Ah, e poi, vabbè, usi inoltre parole altisonanti nel tentativo di apparire più intelligenti. Prima, parlando col drago, potrei averlo fatto. Però no, è più la prima cosa. Allora. Io mentre Runa parla da sola e vedo che il mio stocco si piega dopo fa ad arco sul, perché non ho trovato il buco tra le scaglie, decido di provare ad allargare un buco con la spada per vedere se riesco a colpirlo. 22. Attenzione. Si prende 8 danni, 8 danni. E siccome è fiancheggiato, vai, si prende lo sneak. Attenzione. Altri 5 danni solo perché ho tirato doppio 1 probabilmente. No, 5 no, ok, uno. Ok, ok. Hai tirato un 1. 13. Siamo già a un quantitativo di danni. Solo da me. Lo sgargiullo, ma... Ma che sgargiullo? Ha preso 30 danni, gliene mancano 170. Lo sgargiullo che roba. Allora, 30 a botta, va bene. È une. È vero, è giusto, stai usando il tuo tratto, hai fatto bene a sottolinearlo, hai vantaggio. Cioè hai ispirazione, quindi se vuoi puoi attaccare di nuovo. Non hai vantaggio perché hai già tirato e è mancato, ma puoi tirare di nuovo. Okay. Come se fosse il secondo tiro. Dai. Tiriamo subito, quindi? Non lo so. No, tocca a te. A voi, quindi. No, tocca a te, tocca a te. Non ditemelo, vi prego. Vabbè. Io non sto guardando, non lo voglio sapere cosa ho fatto, va bene. Infatti, Ago. Ti guarda, danni. Guarda di nuovo dove viene colpito, ti guarda e fa: io cambierei strategia. Che bravo! Non hai idea. Io sono lì che gli faccio la pedicure e lei gli cerca di fare dell'agopuntura, capito? Chi vuole andare, Cassandra o Verte? Se vuoi vado ancora io, prima di morire un altri 5 danni glieli faccio. Vado, vado. Ok. 25. Oh, no! Critico! No! 20 dado. Più 5. Vai, okay. Doppi dadi di danno. No, doppi santo dadi. Dio, che bello. 14 più 4? Eh? Sì, la tua forza, immagino. No, non hai distrutto in forza. Aspetta. No. Ah no, ti ha già tirato il vantaggio. Ah, ok. Quindi? Wow. Quindi ti ho fatto 18? Hai fatto 18 danni, sì. 18 danni. Scusate, non sono abituata a tanta grazia. Esatto. Cosa succede, Cassandra? Non ci capisco nulla. Hai fatto un colpo magistrale, il meglio che potessi fare. Vinci, cioè, critico. Cassandra ha sbroccato. Oh mio Dio, allora. La narro. Il piano di Cassandra funziona. Quindi lei si infila sotto la zampa e poi con la scudascia fa trunk, così. E lo azzoppo. Perché sì? Spato un po' tumaccio, però. E vabbè, adesso faccio pure Second Wind, quindi tranquillo che adesso. Ah, no, non Second Wind ti cuoi, ma non penso che ti serva. Non azione è Second impetuosa. Wind, vabbè, perché faccio la quarta, vale. Che lo dico in inglese, ma io questa la scheda ce l'ho niente. Azione impetuosa. Vale. Dai. Ecco. Haha. Ecco che faccio uno. 15, peccato, ci è piaciuto. Secondo non entra. Bel tentativo. Troppa foga, Cassandra. È l'emozione. Io continuo a picchiare con il mio martello a due mani, visto che la prima volta è andata bene. Altri 5 danni. E dai, cazzo! Altri 5 danni. Okay. Altri 5 danni e anche la mia arma magica. Attenzione, attacca. Attenzione, ce ne sono degli altri. Manca malissimo. Manca malissimo. Ma dopo che viene colpito da Cassandra e un istante dopo da Eira sull'altro fianco, il drago fa un... Come un... Si fa un attimino più serio. Va bene. E primo colpo. Ciao amici. Dai. È stato un piacere giocare con voi. Allora ho tirato 7 sul D10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il primo è su Verte. Ecco. Ciao amici. Sì, 5, 6, 7. Dai. Un po' peso. Dipende. Ho fatto 17 sul dado. Beh, cosa vuol dire? Io ho classe armatura 18. Sul dado. lo stocco mi dà più 4 in classe armatura. Allora, li ho tirati, ti ha detto bene. Non ho usato i medi. Ma ti ha detto bene come? È un punto ferito. Sono 11 danni, quindi una zampata viene proiettato contro il muro.
e si accascia rigido. Niente, sono a terra, amici. Secondo attacco. Questa volta è più comodo perché siete 4, quindi tiro il di 4. 4! È tutto per Sildar questo. Ma sto Sildar di merda! Oh! Dà una zampata a Sildar e Sildar alza la spada e riesce a bloccargli la zampa. E poi al colpo. Scusami, Sildar l'aveva tirato. No, non ancora, adesso colpisce. Oh, ho cavalcato l'onda. Cassandra, hai parlato e hai tirato l'attenzione del drago. Maledizione. No. I dadi funzionano. Però fa soltanto 16. E non mi prendo. Guarda. Ok. Anche perché io sto sotto di lui, quindi muori, bastardo. Trunk. Ecco. Trunk. Trunk è nuova onomatopea. Sì, Gabrio. Sildar è lì con la zampa del drago. Fa un movimento rapido col braccio, praticamente stacca leggermente la lama e dopo la striscia subito, ferendo il palmo della mano del drago, che ritrae la mano. E quando l'ombra del drago si toglie e vediamo di nuovo il volto di Sildar che si macchia del sangue del drago, lo sta guardando negli occhi e dice: se vogliamo fare sul serio ora, sir. E impugna la spada a due mani. Terzo giro. Chi va per primo? Sicuramente vado io per primo. Vado io per primo. Ok. Che attacco il drago perché vaffanculo. Fadi. 11 danni. 11 danni. Io ho tirato di merda tutta la campagna e oggi solo per questo momento. E con l'azione bonus casto parola guaritrice per tirare su Werther. Si è rotta a netto. Quindi, quanto fa? Quanto lo tira su? Adesso lo tira su tanto, lo tira su poco. Irak, poi Irak. 2 più spell level. Quindi 2 più Cambiamo musica. Aspettando molto. No, non è Cure Wound, è Healing Ward. Healing Ward è un D4, giusto? Più spellcasting, quindi prendere le monete e fuggire. E che cazzo, 7 punti vita. Vabbè, sette sempre meglio di 0, Aveva uno fino a poco fa. Oh, mi hai portato a metà dei miei punti ferita, Dai. Ok, chi va? Io. Vai, io. Butto per terra l'arco, tiro fuori la spada, corro verso il drago, perché, cioè, mamma mia, che nervosa che mi ha fatto venire questo drago. Io ma volevo pure risparmiarlo. Risparmiarlo? Ok. Va bene. No, ti prego, no, dimmi che... Non ci posso credere. Io non ci voglio credere. 10 no. L'eroina del porto. Io non ci voglio Nel credere. Nel senso che se l'è bevuto. Sì, sì. Sì, ma tutto proprio. Ok. Cioè... niente. Non ne colpisce, ma non passa le scaglie. Chi va? Dai, so cosa fa. Vai tu, perché io so cosa fare per sopravvivere dopo. Ah, allora vai, tranquillo. Io mi rialzo. Non mi sento tanto bene, signor Stark, ma io una botta con lo stocco comunque gliela do. Ok. Almeno ci provo. Sì. No, 15, no. Niente. Non lo prendo. Capisco che è il caso di levarsi da culo e uso la mia azione scaltra, nascondersi, per nascondermi sotto il drago. Per togliermi dalla sua linea di vista. Ok, fammi una cosa di furtività. Se si abbassa e ti schiaccia e fa male anche a me, ti meno. Sappilo. Percezione passiva del drago. Sarà 16. Sì, 16. Ok. Tu ti nascondi, ti butti sotto il drago. E ci manca. Chi è che non ha agito? Io. Sam. Senti, visto che continua a stare là sotto e gli ho fatto male alla zampa, lo colpisco al ventre. Vai. 21. L'ha preso! Dai! 14! Dai! Oh la madonna! Sì. Mi è preso un critico! Bene. Composta. Sono molto soddisfatta. Tocca a Sildar. Oh! Anche Sildar lo prende. Ok. Anche Sildar gli fa un attacco molto simile al tuo, Cassandra, dall'altro lato. Come se prendesse esempio. Ok, siamo arrivati a un numero interessante. Il drago, a questo punto, si alza in tutta la sua statura. Per la prima volta alza anche le zampe dietro. Si mette in posizione.
vi guarda tutti per un istante e fa: ok, ultimo colpo, sopravvivete a questo ed è fatta. Primo colpo, e sarà, adesso siete 5, quindi di 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, è sempre verte. Ma io sono nascosto! Ma 17. Ma io sono nascosto! Ma ti manca? Ma ti manca? Perché sono nascosto! Perché sei sotto di lui nel bottino, quindi cerca di schiacciarti, ma non vuole pestare le sue monete d'oro, quindi non ci va tanto convinto. E il primo attacco è nullo. 8! Questa è... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è Eirak. Vai. Ah. Ah. Dov'è? Dov'è il dado quando serve? Ma che merda. Ma che merda. Non serve, sta roba. 10 danni. Io ce ne ho 4. Vado a terra. Ultimo colpo. Ah no, ho tirato direttamente di 20. Attenzione, devo tirare solo di 4. 1, 2, 3, Sildar. È uscito pure il dado. Sildar si butta di lato, riesce a schivare la manata. E abbiamo concluso il combat. A questo punto, what? Dopo aver colpito con Eirak che finisce sparato contro il muro, cade e non si muove, il drago fa un passo indietro. Chi, e se volete avete attacco d'opportunità, anche se non ve lo consiglio, mi guarda e fa: congratulazioni, siete sopravvissuti. Ora ditemi dove dovrei stabilirmi a partire da domani. C'è un posto molto interessante, si chiama Castello Kragmau. C'è mio cugino, ma... E no! E io sono svenuto. Ma no, io parlo di quello che abbiamo liberato dove abbiamo messo il coso giallo lì al comando, Quella è una grotta. Quella è una grotta. Ormai gliel'ho detto, cioè, io ero anche sdraiato con una lacrima. Lo mandiamo lì a mangiarsi i goblin, non mi interessa. Beh, un castello. Interessante. Si confà a un drago. Ma infatti... C'è poi... solo qui... un'eccezione. Un'eccezione. Vi avvisiamo, a voi non piace che qualcuno venga a visitarvi in casa vostra, no. Ma un patto è un patto, vi stiamo offrendo una nuova dimora e si usa dalle nostre parti di venire a fare una visita per assicurarsi che tutto sia in ordine e che il posto vi piaccia. Pertanto c'è la possibilità che nei prossimi giorni le nostre strade si incrocino, ma non saremo là per voi, solo per assicurarci che vi troviate bene. Le usanze degli umani non mi interessano, ma fin tanto che non mi recherete disturbo, non mi interessa dove andrete. Vi abbiamo avvisato che verremo così. Io salvezza contro la morte. Tempo dai, passa. No, ma infatti nessuno mi aiuti, Ma non pensavo se ci ha passato così tanto tempo, scusami. Azza, tre parole, come vola il tempo quando ci si diverte. Un successo. Successo. Stringe i denti. E allora a posto, che ti devo venire da una mano, guarda. No, sto benissimo. Ok. Quindi, bene. Dov'è questo luogo? È lontano? È occupato? Werther, sai tu le indicazioni. E io mi butto da Reirak, che ho la pozione di cura. Allora, anche io corro verso Reirak. È tipo a nord. E sì, allora, è occupato, ma ci deve essere un manipolo di goblin. Non credo che per voi un manipolo di goblin sia un problema. Non lo è. Però è molto grande, molto ampio. Cioè, poi è un castello, non è una torre diroccata, è un castello, capito? Cioè... Il sapore dei goblin è disgustoso, ma per un castello lo tollererò. Vabbè, ma non c'è bisogno che le mangiate, basta che li sciogliete. Magari possono diventare i vostri schiavi, andare a prendere il tesoro per voi. Io è vero, è vero, perché sennò voi quanti viaggi dovete fare per portare avanti dietro il tesoro? Voi andate là e mandate i goblin. Quello sono che farò nel mio castello e nel mio eventuale regno sono affar mio. Chi è questo Kragmaul? Da dove viene il nome?
dovrebbe essere. Stiamo usando la pozione. Sono... Sì, noi stiamo usando la pozione Reira. Ma no, ma non è niente di che questi. Non so se voi sapete come funzionano i goblin o i pelle verde in generale. Cioè, si fanno. Tipo, questi si chiamano Kragmaw perché si fanno tipo le zanne accuminate. Ma niente, sono dei goblin schifosi. Cioè. Vabbè, io lo chiederò mentre strappeo le vite dai loro corpi. Sì, è una buona idea. Detto questo, Kragmaw, vi chiedo di mettervi qui dinanzi a me, possibilmente in fila, coordinati. Bruciare soffio. Meglio così. Soffio in arrivo. Vabbè, abbiamo vinto, no? Quindi, certo. Vabbè. E allora... Ha detto l'umano, un patto è un patto. È un patto è un patto. Allora, ragazzi, facciamo questa cosa qua che poi andiamo a casa. Che sono stanco. Per cosa? Se posso chiedere. Non potete. Non possiamo. Non è nel patto. Intanto io sto stiamo tipo tenendo Reirak. Sinda si mette in mezzo davanti al tavolo. Davanti al faccello. Vabbè, mi metto vicino a Sinda. Mi metto di fianco a Reirak. Il drago si allunga, è praticamente a pochissimi centimetri dal volto di Sildar. Dopodiché il muso passa davanti a tutti voi. Sentite che si ritrae. Se io arriverò a questo castello e scoprirò che in qualsiasi modo vi siete presi gioco di me, io seguirò il vostro odore e ucciderò tutto ciò che sarà sulla mia strada fino ad arrivare a voi. Quindi, se avete mentito, state lontani dai vostri cari. Vi do questo consiglio perché siete stati dei buoni avversari e vi rispetto. Ma non tollero i bugiardi. A tal proposito, potrebbe esserci qualcosa che ci interessa in quel castello. Qualcuno. Castello. Non qualcosa. Castello. Gli avete detto Castello Kragmaw? Tutto bene, Reira. Meme di Jerry Scotti che fa così. Chiediamo solo una cortesia. Quella persona lì è tenuta contro la sua volontà e vuole andare via. Noi vogliamo solamente salvarla. Se doveste incontrarla, vi possiamo chiedere il favore di risparmiarlo. È un eroe valoroso tanto quanto noi. Mio cugino. C'è solo una cosa che tollero o meno dei bugiardi, ed è, ripetermi, gli affari degli umani non mi interessa. Beh. Avete qualcosa in quel castello? Arrivateci prima che io decida di distruggerlo, se deciderò di distruggerlo. È stato un piacere fare la vostra conoscenza. Già, un piacere. Buon viaggio. Se è dovessi molto bene arrivare al castello prima di voi, e il castello dovesse contenere qualcosa di vostro interesse, portatevi qualcosa che valga la pena scambiare, perché ciò che è in casa mia è mio. Oltre al tesoro, il denaro e queste cose qui, c'è qualcosa che voi state cercando di specifico? Che potrebbe interessarvi, intendo. Magari lo troviamo lungo la nostra strada. Le mie volontà sono molto simili alle vostre, o almeno per quello che mi è parso di capire. Io voglio una vita tranquilla, agiata, lontano dai disturbi, possibilmente circondato d'oro. Una vita semplice. In quel castello che mi state descrivendo, al di là di un fastidioso lezzo di goblin, potrei trovare questo. Quindi, se siete stati di parola, questo, e tocca al tesoro che ha a fianco, sono spiccioli rispetto a quello che potrei trovare lì. Nel caso, tornerò a riprendermelo. Tanto, riguarda, non credo che qualcuno roverebbe mai il tesoro di un drago. Io guardo istintivamente Werther. Tutti guardano Werther, anche Werther sì. Guarda Werther, si gira gli occhi. Sto mangiando una mela. Sto mangiando una mela. Così dicendo, il drago sbatte le ali, si alza in volo, non ha volato per tutto il combat, cosa che avrebbe reso tutto molto più difficile perché il soffitto non c'è, avrebbe potuto farlo. E già. È stato divertente. Spero che potremmo rifarlo presto. Passate a trovarmi nel mio castello. Sbatte le ali, muovendo un sacco di polvere all'intorno, e prende il volo. Sì, sì, tanto ci rivediamo.
Siete sopravvissuti al drago. Avete un capo cultista svenuto nella stanza a badilate. E siete tutti vivi. E avete anche un bel tesoretto davanti. Che fate? Allora, innanzitutto vorrei far notare a tutti che ho perculato il drago, che gli ho detto che il castello è a nord. Il castello Kragmo è a sud. Non che ci metta tanto volando, però comunque ci siamo dati quella mezza giornata di vantaggio. Grazie, prego. Hai mentito a un drago? Sì, certo. Io ti ammazzo. Io comincio a fare proprio canaglia. Scuotendolo. Io so... Ma io qualche moneta da per terra me la tocca qualcosa e ti taglio le mani. Noi non sapevamo dove era il castello in realtà, quindi io pensavo che tu gliel'avessi detto random, ok? No, ma ce l'avevano detto che era sud. Ci aveva accennato io, okay. I goblin, non mi ricordo chi cazzo ce l'aveva detto che era sud. Ok. Sì, no, le monete le lasciamo qua. Sì, abbiamo il druido da cui riscuotere... E io direi di fare anche in fretta, di correre, di arrivare al castello prima che ci arrivi lui. Rapidità di mano per incularmi le monete, senza farmi vedere. Quante ne vuoi? Vai, fai un tiro di rapidità di mano. Prendo una manciata. Vai. Scappellotto. 20 critico! Ti porto via anche i pantaloni, ti porto via. Okay. Il drago fa come i cani che fiuta le sue stesse monete e lo ammazzo. Vabbè, 20 critico... Nonostante ci siano un numero infinito di monete d'argento e molte monete d'oro, riesci a metti le mani su un grosso calice che così ad occhio, quando te lo intaschi, solo quello vale almeno 60 monete. Perfetto, d'oro. Scrivo calice 60 monete. Io, guarda, la prima volta che ci accampiamo e ti vedo bere dell'acqua da quel calice. Sì, no, perché io sicuramente capisco. Ah, che buona l'acqua in questo calice d'oro! Più bello! Guarda come rifulge l'acqua sui rubini. Esatto. È un'urubacchia. Io rispondo alla chat, lo so, non si carita sulle prove, ma comunque ho fatto il massimo possibile. Quindi è giusto dargli il massimo possibile. Ok. Converter che si infila, non sappiamo dove, probabilmente nella tasca magica, un calice, che è praticamente la coppa, il calice di fuoco di Harry Potter. Cosa fate? Sono un mago adesso. Andiamo a cercare il druido. Ora. Andiamo dal druido, di corsa. Ma io in realtà andrei verso il tizio svenuto e gli rovisterei nelle tasche. Perché non sono ancora sazio. Giusto, il tizio cosa fate? Lo lasciate lì? No, io vado lì a rovistargli nelle tasche. Tanto no, portiamo il tizio al druido. Però prima gli ho visto nelle tasche. E rovistargli nelle tasche, Werther. Allora, ha un pugnale ornato con il manico che sembra la testa di un drago, effettivamente, molto, molto chic. E, che sciccheria. Sì, è una samaratta schifosa, però... Cazzo di metallaro. Ma no, non lo voglio. Se sta roba da metallare io non... Ma questo lo prendo io, via. Ok. Ma io leggo il tipo e lo portiamo giù per le scale. Ok. Nel momento in cui scendete le scale, fuori, dalla porta, c'è il vecchio. C'è il vecchio, in realtà l'ho descritto come non così vecchio. Quindi c'è il tizio con la barba, il druido. È caduto nella mia tagliola in casa sua o se no, è sopravvissuto? Tranquillo, sembrerebbe tranquillo. Se è successo, lo sta nascondendo molto bene. Ok. Dunque, avete avuto successo? Perché siete così sorpreso? Non c'erano dubbi che avremmo vinto. Siete riusciti laddove io ho fallito. Penso sia normale essere sorpresi. Dopotutto, io sono... un druido veglio su queste terre da male tantissimi modi. Sì. Ma male anche non direi. Ho ingaggiato un gruppo di eroi che ha sventato la minaccia, penso di aver fatto un ottimo lavoro. Beh, e allora a questo punto mi viene istintivo dire, se lei ci ha ingaggiati, dov'è la nostra ricompensa? E è giusto, sì, nell'ultimo paio d'ore ho svolto qualche ricerca per voi, nel caso aveste avuto effettivamente successo, e
Non solo, sono pronto anche subito ad accompagnarvi a castello che andate cercando, ma diciamo che ho fatto un piccolo sopralluogo, ho alcune capacità e avrei un piano da proporvi. Il luogo è molto peggio di quello che mi ricordavo. I goblin si sono a dir poco moltiplicati e pullula di hobgoblin e bugbear per qualche strano motivo. Ma ho scoperto delle cose. Ho scoperto che hobgoblin, goblin, che non è così strano, e bugbear collaborano fra di loro come fossero una specie di strana organizzazione. Al vertice c'è questa figura nota come Ragno Nero. So che la cosa era di vostro interesse, quindi ho scavato ancora un pochino, letteralmente, diciamo, e ho trovato questi. E apre la sacca e tira fuori 5 mantelli rossi. E rivolge e dice: i goblin hanno accordi con un gruppo di banditi che indossano questi cappucci. Potrebbe essere una buona idea, dato che voi non avete le mie capacità, credo, quindi non passereste inosservati come sottoscritto, di entrare all'interno del castello spacciandosi per... li chiamano... sono i io apro lo zaino e gli faccio vedere il mantello, fa, si chiamano Marchi Rossi. Marchi Rossi, siete ben informati anche voi. Di nuovo. Spacciandovi per essi potreste evitarvi qualche decina di goblin e goblin che vi picchiano e ottenere qualsiasi cosa stiate cercando all'interno del castello. Io ho cercato, non ho trovato granché, perché mi sono più concentrato sul trovare informazioni e poi sono dovuto tornare. Non hai visto un nano per caso? Non ho visto nani, no. Ma hanno delle prigioni. Deve essere all'interno delle prigioni, non sono riuscito a entrarci purtroppo. Bene. Tra l'altro, informazione così giusto che le volevamo dare, credo che il drago sia diretto lì. Come mai? Allora, adesso non siamo qua per puntare il dito, ma credo che sia colpa mia. Meno male, Werther, che l'hai detto da solo. O te stai zitta che, guarda, ci hai dato una mano, cioè sei utile come un buco del culo sul gomito, per piacere, allora, il combattimento. Senti. Allora, che qua io e Reira che abbiamo rischiato di lasciarci la pelle, e pure Cassandra ha combattuto bene per una volta. Beh. Comunque, il drago... Io stavo per dirgli qualcosa, ma quando sento che dice questo faccio tipo... Però il drago sta andando là perché cercava un nuovo posto. Abbiamo liberato la zona, ma da qualche altra parte doveva pure andare. Io sono un druido su queste terre da molto da tempo, moltissimo tempo. Da moltissimi anni. Ma quel castello è abbandonato da decadi, forse secoli, assolutamente in rovina. Non penso neanche che rimarrà in piedi molto a lungo, anche se lasciato in pace. Quindi se ci dovesse piovere sopra un drago e fare a pezzi decine di creature schifose e abbiette, è la natura. E voi siete un druido, eh? Che sono carino. D'accordo con il nostro amico. Ma voi sono un druido, io proteggo la natura. Non da tantissimo tempo. Da tantissimo tempo, sì. Però qui sovviene un altro problema, perché se lui va lì e si distrugge tutto, poi lui torna qui. Quindi sarebbe il caso preparare qualche difesa se lui torna. Potrebbe essere utile, eh? Intanto direi iniziamo a camminare, che stiamo io sarei un po' stanchino, mi fa male un po' tutto, non so te, fa male la schiena. Posso prepararvi qualcosa di caldo e invigorente? E per quanto mi faccia schifo, però direi di sì, anche perché devo passare alla sua capanna a riprendere un paio di cose che ho lasciato lì. Certo, partiremo quando lo riterrete più opportuno. Io devo soltanto ripagarvi la mia parte dell'accordo. Sono a vostra disposizione. Sono Raidot e sono un druido. Meglio su queste terre da molto tempo. Esatto. E signori, e abbiamo questo coso legato qua, le serve, lo ammazziamo. Cosa?
Perfetto. È un'ombra. Lavorava col drago, sì. Tipo... Servi... Ah. Come nostro, che cosa me ne faccio? Ottimo. È cibo per i goblin. È un'esca. Ma ci facciamo del kebab, non... Lo portiamo dietro io e lo sono un druido, veglio su queste terre, non veglio sugli uomini che abitano queste terre. Certo. Ah, però sono tutti bravissimi a fare a scaricabarile, a dire io mi occupo di questo e non di quello. Meno male che hanno tutti ruoli così specifici qui. Forse dovreste trovare il vostro posto. Ah, mi ci voleva proprio un druido che mi ricordasse questo, grazie. Io lo sapevo che dovevo rimanere a capo. Che mi avevi detto? Ma perché non sono rimasto a Phandalin? Diventavo il nuovo capo di Marcosi. Stiamo perdendo tempo. Stiamo perdendo tempo. Questo ce lo portiamo dietro e alzo il cultista, tipo... Per ora sì. Se rimanevo a Phandalin... Possiamo usarlo come scusa per entrare? Cioè tipo, ehi, c'è questa gente che uccide i marchi rossi nelle terre, non lo so. Sì. Ah. E comunque le altre accordo, volte mi sono stata utile. Il nostro accordo non prevede che io entri al castello con voi, giusto? Sì, sì. Sì, sì, proprio ce l'aveva promesso. Ha detto, vengo con voi, vi do una mano se serve, con i miei grandissimi poteri vi saranno d'aiuto. Io vi aiuterò finché non salverete il cugino nano di Reyrak. Sì, perché noi le avevamo perché detto lei... che avremmo liberato il drago e... Sì, lei veglia, protegge queste veglia terre. Queste terre da tantissimo tempo. Sì, io sono un druido veglio da molto tempo. Strano, di solito mi ricordo molto bene le cose, però. Ma sono state giornate un po' tese. Sembrano parole mie, sì, mi ricordo. Allora, se questi erano gli accordi, certo. Abbiamo fatto il patto del druido? Porca miseria, sì. Sì. Ti è piaciuto? Beh, allora, il sapore un po' forte, però comunque non male, ecco. Ah, strano, fa cagare. Va bene. Andiamo a casa del signor druido, ci riposiamo 5 minuti, beviamo un tè alle erbe, andiamo via. Che dite? Andiamo. E io comincio a camminare, scendendo le scale. E bofonchiando, ma se fossi rimasto a Phandalin sarei potuto essere il capo dei marchi rossi, questi coglioni, io me li sarei dovuti portare dietro. Anch'io mi trascino dietro, il tizio continua a dire... Potevo essere più utile, ma le altre volte sono state più utile. Non ha ragione Verte. Potevo essere più utile, ma sarò più utile. E con i nostri quattro protagonisti, Silda e un'esca umana, che si incamminano, la nostra inquadratura comincia a salire al cielo, inquadra il sole, un po' scende, e quando scende vediamo le stesse sette figure. Punto inquadrato c'è anche il druido con davanti a loro un castello in rovina. Il druido si gira e guarda, non siete ancora all'interno della vegetazione, siete nei boschi di Neverwinter. Il castello è ancora lì. Boschi di Neverwinter è un territorio molto ampio, non significa che a un tiro di schioppo ci avete la città di Neverwinter. Sono i boschi, sono nominati i boschi di Neverwinter. Lui è stato di parola. Siete nuovi. Siete di livello 4. Oh. E non ci credevo, sai. Posso fare cose. Dopo un giorno di marcia, una notte di riposo, così cos'ha, perché il druido protegge queste terre, ma russa come una segheria. Sempre. Tutte lui ce l'ha, porca troia. Però tiene lontani le creature. Le cioè, nessuno vi caga durante la notte. È un russare magico. Meno quello, abbiamo un russare magico. Sì. Cioè, oddio, in realtà si avvicinano delle bestie, ma dicono, ma che è sto casino? E se ne vanno. In un comune perfetto, tra l'altro. E, siete al limitare della vegetazione, dopodiché c'è un piccolo spiazzo di proprio terra spianata, dove gli alberi sono stati staticati tempo fa, e un portone con davanti a voi un castello. Il druido si gira su di voi e dice, dunque, avevamo un piano, io dovevo entrare, sì, o dovevo solo accompagnarvi qui? No, dovevo proprio entrare con noi, ha detto che i suoi poteri fortissimi sono incredibilmente utili a noi e noi da soli non ce la possiamo fare, che lei protegge queste terre da tantissimo tempo e che è un druido, quindi viene con noi. Avete dormito bene la notte scorsa? E sì, molto. Mi sono riposato bene proprio.
perché mi hanno detto che è russo. Io no! No, però sono stato sveglio tutta la notte, una volta non ho sentito niente. No, ma sia mai, no, chi è russa, figurati. Ci mancherebbe. Pezzo di merda. Quindi, qual era il piano? Ricordatelo. Il piano è che noi ci mettiamo questi cappucci rossi. Sì. Entriamo, diciamo che questo è un prigioniero, ok? Sì. E che prigione, e che niente, che dobbiamo farlo vedere, esaminare al ragno nero che questo lavora con un drago e che sta arrivando un drago. Anzi, non credo che troverete il ragno nero in questo modo. Lo dobbiamo mettere nelle segrete. Aspetta, cosa? Ma come non troviamo? Che io sappia chi c'è qua dentro, lavora per il ragno nero, ma qua dentro c'è una figura chiamata Re Goblin, Re Groll, una cosa del genere. Oh no, stiamo scherzando? Non ho potuto chiedergli dove sta la ragnoniera. Io mi trasformo, entro, ascolto e riferisco. Trasforma in... che nominavano. Trasforma in che cosa che potrebbe essere utile, per esempio? Mi riesce molto bene lo scoiattolo alato. Bene. Meno male. Mi hanno detto che sono adorabile. No, ma le immagino. Con le donne. Sì, con le scoiattole soprattutto, immagino che... Questa un problema immagine non con le scoiattole, sì, ma ci sto provando. Non si leverà mai più dalla mia testa, qualcuno mi cavi gli occhi, per favore, grazie. Quindi, entriamo, diciamo che dobbiamo mettere nelle segrete il amico, così vediamo se c'è mio cugino. Uh-huh. E poi in qualche modo poi corriamo molto veloce. Cerchiamo di parlare con Re Groll. E poi corriamo molto veloce prima che arrivi il drago. Perché dovremmo parlare con il re? Per sapere dov'è il ragno nero. Mi sfugge qualcosa. Una volta che abbiamo recuperato tuo cugino, a noi cosa interessa del... Allora, vorrei almeno capirci meglio la questione ragno nero, la questione certo. Goblin, armata di goblin vicino a dove stanno delle persone. Alla parola goblin io faccio sì. Ecco. Non ho sentito nulla di quello che hai detto, ma nel dubbio va bene, goblin. Naturalmente speriamo di trovare mio cugino. Preferite che io vi segua di soppiatto o mi poso sulla spalla di uno di voi? Se può venire pure con me, se diventa scoiattolo mi salga pure sulla spalla. Ok. Avete bisogno di dirmi altro? Perché tendo a non comunicare quando assumo una forma animale. Ecco, se nel caso le cose si dovessero mettere male e lei si potesse trasformare in qualcosa di più aggressivo di uno scoiattolo, per darci una mano sarebbe utile, ecco. Magari mentre non è ancora sopra a Verdi. Esatto, cioè ci scende dalla mia spalla, si trasforma, che ne so, in un ovviamente, lupo. Ovviamente una scena lupo. Estremamente divertente. Spero che le cose vadano per il peggio, così potrebbe mostrarle. Okay. Oh no, non okay. Sono sicura di volerlo vedere. Nemmeno io. Sono una persona affidabile, sono un druido. Meglio su queste terre da un sacco di anni. Perfetto. È andato sempre tutto per il meglio. Bene. C'è un problema di scogliatore, ma ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Un po' certo. Di sovrappopolazione. Certo. Capisco. Quindi... Sildar si sta allacciando il mantello e fa: ci mettiamo il mantello. Siamo sicuri del piano? Cioè, se dovessimo farci delle domande, noi cosa sappiamo dei marchi rossi? Sei muto, grugnisci. Se c'è da parlare dei marchi rossi, parlo io. Per l'amor del Signore. Se i goblin ci fanno delle domande, li prendiamo a schiaffi. Ok, se il nostro fuggitivo fosse qui dentro e ci riconoscesse, cosa facciamo? Gli facciamo segno di stare zitto e lo trattiamo male, come se fosse un vero prigioniero. Come mi se sto riferendo a Ianno. Esatto, era quello che stavo per dire, ma se fosse qui? Beh, a quel punto gli diamo un sacco di mazzate. È abbastanza facile da riconoscere Ianno, col suo bastone, pelato con la barba nera. Nell'occhio, pur essendo un umano, lo riconoscerei. Per una volta, molto lontano. Sì. Magari... a favore di dargli un sacco di mazzate. Ma assolutamente. Sì, anch'io. Ma siamo sicuri di voler venire alle mani all'interno di un castello sovrappopolato di... Ehi, bestie. Guardami bene. È un castello pieno di goblin. Posso gestirlo?
Lo dico con estrema consapevolezza e certezza. Infatti lui è talmente... E lì ci ha stampato in faccia Goblin Queen, Nani, Gianni. Ok, dunque siamo pronti. Pulsate pure e speriamo che se la bevino. Intruido vi guarda. Ah, se vi scoprono, fuggite, perché siamo Coppi. Morti. E diventa uno scoiattolo. E sale. Bene. Sono molto tentata di ucciderlo adesso. E Werther ha per un attimo il suo roditore da compagnia. Sulla spalla di Werther ti guarda, ti fa così, con la zampina. Perfetto. Io quello volevo, volevo un pet roditore, a posto. Oh mio Dio, abbiamo i chipmunk. Se comincia a cantare lo schiaccio, Cosa fate? Arrivate al portone e bussate, quindi? Sì. Chi bussa? Sì. Aspetta, siamo al portone dei goblin. Siete al portone di Castello Kerkmaw. Busso. Vai. Io continuo a tenere il prigioniero. Bussi. Sì, si apre per un istante una feritoia. Se ne apre un'altra sotto. Si richiudono. La porta si apre. E ci vediamo settimana prossima. No. Sì. Sì. Non mi lasci fuori dai, dal castello coi goblin. Fuori dal castello. Anch'io su Fake Cliffhanger. No, ti odio tantissimo. Attenzione. No, ai. E tutto questo è tarda mattinata, sarà le 10 del mattino. Bene. Okay. Per me è l'alba, per me è Samuele, ma in gioco è tarda mattinata. Spero che vi siate divertiti e che abbia reso sufficientemente intrigante il andiamo a picchiare un drago a livello 3. Sì, sì. Perché non c'erano molti altri modi di gestire. No, beh. Avete visto dallo sbadiglio del drago. O era un drago cioè giovane barra. Allora, era un drago giovane, non era un drago adulto. Era 18 di CA e vabbè, 100 okay. E passa di vita. Vi ha detto, avete fatto dei gran danni in realtà, quindi io l'ho gestita in maniera un po' teatrale, perché secondo me come la gestisce lo starter set è completamente folle, domani ne parlerò in live, ma canonicamente sarebbe andato così, cioè io non ho forzato niente. L'avete portato a un punto di PF per cui lui se ne sarebbe andato, quindi io non ho forzato la cosa, avete vinto lo starter set a quel punto lì. Devo correggere una tua frase, hanno fatto un sacco di danni. È vero, questo è vero, non me la sento dire. Vedere il chierico che fa così tanti danni mi ha reso molto fiero. Hai visto che mazzate incredibili? Del mio compare nano e anche di Cassandra che ha clettato, ragazzi. Raga, Trunk. Ecco, l'ho detto. Si è diventato meme incredibile. Che roba. Io sono un druido. Meglio su queste terre. Me lo sognerò stanotte. Oh, quindi si livella a livello 4. Vuol dire... abbiamo... Quindi vuol dire due punti caratteristica, che è sempre importante. O talento. Ricordate, potete anche prendere talento. Ma sai che io non trovo dove cazzo è la lista dei talenti? È sul manuale base e ce ne sono svariati altri legati alle classi, che per gli alfing ne trovi anche interessanti, su Xanatar. Comunque io faccio anche un'altra cosa. 5 punti di vita. Ho tirato il D8 per i punti di vita. Sul manuale base, pagina 165. Cioè, io non lo tiro il D8. No, non lo tiri, non lo tiri. Ne ho fatto uno l'ultima volta. Quindi com'era? La metà più? La metà più... La metà del dado più 1 più la tua costituzione. Cioè se hai il D8 prendi 5. Più prendo 5. Vado a 20 punti ferita, mi va benissimo. Va benissimo. Allora, io ho seguito quello che c'è scritto sulla scheda, quindi... Pulito. Ci sta. Quindi ho preso forza, ciao. Vi dico, lo starter set prevede anche livello 5, ma è... Finisce l'avventura, congratulazioni, sei di livello 5. Se vuoi andare avanti a giocare questo PG, vai avanti a giocarlo. Col kit essenziale, tutto sommato, può aver senso, quindi faccio il porting del PG. Com'era la storia della vita? Che non mi va di tirarla perché faccio schifo a tirare. Io ho tirato. Più 1, più costituzione. Okay. Penserò a qualche talento, perché ci sono talenti. La metà della dovita, scusami, non il dado vita, dovita è tantissimo. Quindi è 5. Hai il D10? Sì. Quindi è 6 più costituzione. 5 più 1, sì, ok. Che è 4. In chat scrivono, io... sì, vi prego, continuate con questi PG nel kit essenziale. Bisogna vedere se arrivano tutti vivi, si stanno infilando nel covo dei... Io ho tirato il D10 per il dado vita, ho fatto 9. Però buono.
molto buono, quindi me lo tengo così. Avevi più costituzione, una bella botta. Più costituzione, sì, più altre due in realtà. Ottimo, 15 PF, la voglia. Vabbè, 11. Hai quasi un Vertea in più di vita. Vabbè, almeno sto tiro è andato bene. Vabbè, Dio buono, sono un ladro, è normale che c'ho poca vita. Cioè. Ho tirato anche uno a livello 2, vi ricordo. È quello. Quindi se tiro il dado vita è... Dado vita più costituzione? Sì, pulito. Sono a 35. Hai fatto 10 su dado vita? A chi dici, scusa? No, 8... 8 e 4 di costituzione. Hai 18 in costituzione? Cosa sto guardando? Non lo so cosa stai guardando. No, raga, sono stupida, Dio santo. Stavo guardando i tiri salvezza. Infatti dicevo, ma perché ho 4 in costituzione? No. Ho 2. Ok. Vabbè, 10 comunque. 10 è buono. Bene, bene. Io direi che domani avremo un sacco di cose da dire in live. Vi ricordo chat domani alle 16. E guarderemo insieme proprio... quelle mappe concettuali che vi dicevo, perché le ho fatte su Xmind, quindi ve le posso mostrare a schermo, così vedrete cosa avevo previsto, cosa no, quali risvolti ci potevano essere e quali invece. E non ho dovuto salvarli prendendoli per i capelli, avevo un piano B incredibile per far sì che, ok, abbiamo cominciato da un quarto d'ora, siete morti, non possiamo chiudere la live, c'è un piano B, e domani vi svelerò qual era il mio piano B. In tutto questo io vi dico... già da oggi, non perdetevi la prossima live, perché sarà a dir poco scoppiettante, diciamo così. Sono tutte le carte in regola per fare una bella sessioncina con un po' di tutto, un po' di spionaggio, di intrufolamento, di piani che vanno molto male e hobgoblin che picchiano molto forte. Bene, bene. Chissà cosa farà Cassandra quando scoprirà che oltre ai goblin ci sono anche dei goblin molto grossi e molto umanoidi. Gli hobgoblin, io me li aspettavo. Ma non li abbiamo già menati? Ormai ho perso il conto. No, abbiamo menato i bugbear, che sono degli orsetti enormi. Cioè, questo è un hobgoblin, è molto umano. Gli hobgoblin? Sì, è quasi gli bello. Goblin sono... Oh, quasi bello goblin adesso. Cioè, è pisellabile, su. Ma... Dio. Vabbè, dai, ma non sono così brutti gli hobgoblin. Ho trovato il marito di Cassandra. Appunto, già le piaceva Troop, che è uno sgorbio. Troop, senti, adesso queste parole vacci molto piano, Master. Ecco. Troop è un bellissimo sgorbio. Sì, avete picchiato degli hobgoblin, è vero? Erano insieme agli orchi un paio di sessioni fa. Forse sì, forse c'erano degli hobgoblin. Io mi ricordo di averli decapitati. Però mi sa che li ho solo nominati, non ve li ho descritti. Sì, ma non me li hai detti così fighi, perché sennò ci avrei pensato due volte. Ma sono fighi, è un po' discutibile, cioè io nel dubbio mi dissocio. Però su Pornhub ci sarà la categoria hobgoblin. Cugino penso. Di Cassandra. Anche Ghoul, sì, beh, i Ghoul non sono belli, belli Ghoul, cazzo. Non è proprio consigliabile, insomma. Cioè, Cassandra è disperata, ma non così tanto. Cioè, la scelta è tra un hobgoblin e Sildar. Allora, vediamo se posso farvi hype in qualche modo. La prossima sessione ci sarà molta tensione. Ci saranno scelte etiche molto pesanti e segnanti, un po' di feels e tanti goblin. Io mi do malata con questa premessa. Paura. Bene. Ma sai che Shield Master? Allora, io ho deciso che invece, non sapendo gestire le abilità, io non sapendo veramente gestire le abilità del ladro, perché le uniche abilità che conosco sono quelle dei caster o quelle del bardo, ho deciso che mi prenderò 2 punti in destrezza. Bravo. C'è posta. Vado a 18. Onestissimo. Che quindi vuol dire che ho il più 4, giusto? Sì. Ma perché non dico? 18 okay. Più 4. Decisamente sì. Meno 10 diviso 2. Bene, direi che per questa sera abbiamo dato. Io faccio una prova intanto, voi fate quello che dovete fare. Annetta, com'è andato il mal di testa? Io ti ho visto abbastanza presa bene tutto il tempo. Sono stati anche degli uelletti pazzerelli a un certo punto. Dei? Degli uelletti pazzerelli contro il drago. No. Ma infatti sono soddisfatta. Ho un gran sonno, inizio ad avere la testa pesante, però ci siamo, ho letto bene tutta la serata. Infatti, visto che ti stai spegnendo adesso, fino a poco fa c'era. Sì, no, adesso un attimo di.
Però ci siamo. Down. Sì, sì, sto anche guardando un attimo come fare per livellare tutto. Sono contento perché nella live di martedì scorso abbiamo chiacchierato un po' con i disgustosi. Si sono viste un po' di cose che avevamo previsto e altre invece le ho rimescolate. E loro in tanti suggerivano il se proprio col drago va male, sacrifichi Silda con un Deus Ex e gli dai la scusa per fuggire, così lui ha la morte onorevole. Che come concetto è bello. Sono contento di non essermelo dovuto giocare. In realtà nella mappa concettuale non l'avevo neanche inserito come scamotage, perché non mi piace l'NPC che si sacrifica per il gruppo. Sì, un po' Silda. Però sarebbe stata una bella uscita di scena di Silda. Cioè, un distrattato si stava cagando sotto fino a mezz'ora prima, ma muore da eroe, ucciso da un drago. E invece comunque, e invece è sopravvissuto. Comunque per un attimo eravamo quasi tutti a terra, perché solo io ho fallito il tiro salvezza e avevo 4 punti di vita. Ma anche lì domani lo spiego meglio. Il tiro salvezza era molto moddato, perché la CD era 14, l'ho abbassata a 10, ma non ho, senza vedere i vostri tiri, avevo già deciso soffia al drago. È soltanto era per trasmettervi il è forte. Comunque io e Annetta sappiamo che in realtà i draghi non si picchiano, vero? I veri draghi in realtà sono buoni. Ci sono draghi buoni, questo non comunque lo è. Ho sempre un po' tristezza a picchiare i draghi, dato che la mascotte del mio canale è un drago, quindi ci sembra un po' di... Sono draghi buoni e draghi meno buoni. In generale non sono buoni. Io alla fine comunque sono contento. Mi sono preso i miei 2 punti di destrezza. C'ho più 6 a colpire. Io mi sono preso anche un punto di CA. Meglio dire così. Raga, comunque non riprenderemo mai Werther. Cioè a 22 di kill. Vabbè, ormai no. È andato. E adesso ho anche più 6 a colpire, quindi tendenzialmente è anche più facile che ma la cosa bella è che l'ultimo fa anche un danno in più. Questo PG la cosa bella, la cosa interessante è l'ultimo colpo al drago l'ha dato Sildar, che sale a 18. Scusa? Ma allora, non è vero. Che ma certo. L'ultimo colpo l'ha dato Sildar? Aveva 18 sale... il PG del drago. Sildar è stato 18, secondo in classifica. No, forse gliel'ho dato io l'ultimo colpo, eh. Infatti guarda che non credo che sia Sildar ad aver dato l'ultimo colpo. Esatto. Ha mancato Sildar? L'ultimo mi guarderò la live e deciderò. Chat, se voi lo sapete, ditecelo. Potrebbe esserci un ribaltone. Attenzione, attenzione. Ultimo. Attenzione, se non secondo. Si è preso anche l'ira del Drago Verde per 60 monete d'oro. Drago Verde che vi ha fiutati. Ha memorizzato il vostro 2. Sapevo che mi dico che Sildar l'ha colpito anche secondo me la Sildar. Io sapevo che prima di entrare dal drago io avevo sta mezza idea di cosparsi di cuore di ragno per non rivelare il mio odore e pensare che era un ragno morto. Però non l'ho fatto, però ci avevo pensato. Adesso Sildar è salito di livello e prende un livello in Dragon Slayer. Ecco, perché sì, ci sta. Ci sta. Ho ucciso il drago. Esatto. Cioè, almeno lui racconterà così. In mancanza di testimoni. Bene ragazzi, direi che per questa sera abbiamo dato, io chiamo il liberi tutti 10 minuti prima del solito, ma sti cazzi. E spero che voi player vi siate divertiti, che voi in chat vi siate divertiti e domani avremo un sacco di roba di cui chiacchierare. Noi tutti vi aspettiamo lunedì prossimo, sempre alla solita ora, intorno alle 21, può essere che siano 21, 21 e 10, dipende. Voi state qua ben sintonizzati che parte il countdown e poi siamo in bolla. Quindi adesso fai usare il doppio attacco. Ho un piano, Polenta. Let me fare le mie cose. Che ho trovato una quadra bella per Sildar che mi piace. Ma oggi non abbiamo fatto tempo a vederla. Quindi step by step. Detto questo, ci vediamo domani, ci vediamo lunedì, ci vediamo nella vita. Vado perché le luci mi stanno bruciando le retine e non le so posso. Ciao a tutti ragazzi e buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte.